Questa sarà una nottata molto ma molto particolare. Aspetta un attimino, vai. Molto particolare, molto 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 interessante. Subito un complimento per il mini video che avete fatto per la locandina, veramente meraviglioso. E salutiamo anche il nostro ospite, anzi il special guest. Buonasera, sono l'Etrusco. No, ce l'ha. Adesso funziona? Sì. Ora sì, funziona, sì. Dai. Però parli 1, 2, 3, piano, prova. Perciò. Buonasera. Buonasera. La notte del mistero. È grande Etrusco, viola qua no, con no, noi. Però ho dimenticato gli occhiali da giallista. Da giallista? Sì. Ecco, ok, quando bene. Quando faccio i video ci sono sempre gli occhiali da giallista. Perfetto, ecco. Allora abbiamo in collegamento Emanuele Sant'Andrea e Francesco Amicone. Buonasera ragazzi. Buonasera Emanuele. Allora io Francesco sta arrivando. È già collegato. Ah, è già qua. Sì, allora sì. A questo punto possiamo svelarlo. Eccolo qui. Guarda, è audio e video, perciò più svelato di così si muore. Perfetto, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Francesco. Ciao. Buonasera. Buonasera a tutti. Vai Emanuele. Allora ragazzi, solite preliminari, telefonate sempre benvenute, magari non nella prima ora, poi deciderà sempre il nostro patron. Vi chiedo però di fare sempre domande inerenti al tema. Assolutamente, quindi approfittiamo, sì, del certo, fatto che questa sera c'è qui con noi Francesco Amicone. Ricordatevi di iscrivervi al canale Florence International Radio e di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Allora, Francesco Amicone, lei, entriamo subito nel vivo, lei 2 anni fa è salito agli onori della cronaca perché ha fatto un qualcosa di molto particolare. Mi sembra di ricordare che lei ha fatto una denuncia. Sì, una denuncia, anche una denuncia, sì. Anche una denuncia. E chi ha denunciato? Ho denunciato un testimone del processo Pacciani, posso fare il nome, Gio Bevilacqua. Magari ecco il nome, non lo so se lei lo vuol fare o... Sì, no, tranquillamente posso farlo. In 2 anni non ho ricevuto nessuna diffida dal suo avvocato, nessun procedimento per calunnia o diffamazione, quindi... Allora, mi lasci un attimino solo sentire il patron. Bronzi, possiamo fare questo nome oppure no? Ma direi di sì, perché era anche su tutti i giornali, voglio dire, pertanto dov'è il problema? Dovrebbero denunciare tutti i giornali. Cioè, Etrusco Viola è qui con noi. Sta appunto dicendo se c'è reato, se c'è appunto cosa che non quadra, dovrebbero chiedere, perché ormai sai, tutti i giornali dovrebbero essere denunciati. Sì, praticamente sì. Va bene, allora senta Nicola, a questo punto lei può andare a sprombattuto. Chi è questa persona che ha denunciato? Allora io inizierei con dire una cosa, perché sono stato a volte preso poco sul serio vista la tematica, però io ho accusato seriamente, molto seriamente, Gio Bevilacqua di svariati omicidi, e io direi adesso il nome delle vittime di cui l'ho accusato e lo accuso tutt'oggi, le persone che io ritengo che lui abbia ucciso, le vorrei nominare, anche perché per far capire che è una cosa seria, non è una... Certo. Ecco, la prima è una ragazza, Cherry Jo Bates, poi ci sono David Faraday, Betty Lou Jensen, Michael Renaud Majot che è sopravvissuto, Darlene Ferrin, Brian Artenell che è sopravvissuto, Cecilia Shepard, Paul Steen, Donna Lass, poi Pasquale Gentilcore, Stefania Pettini, Giovanni Foggi, Carmela De Nuccio, Stefano Baldi, Susanna Cambi, Paolo Mainardi, Antonella Migliorini, Jens Uwe Rusch, Willem Frederik Osmeier,
anche Gabriella Caltavellotta, Claudio Stefanacci, Pierontini, Gian Michael Crevecchili, Nadine Morio e anche Alessandra Vanni. Queste sono le persone che ritengo al 100% che abbia ucciso. Allora, io l'ho seguita fino a un certo punto, ho preso qualche appunto, ma queste sono veramente è un numero importante di vittime, perché qui si passa, se ho ben capito, dalla California della seconda metà degli anni 60 alla Toscana degli anni dal 74 all'85, ma poi lei ha parlato anche di Gabriella Caltabellotta e di Alessandra Vanni, che magari i nostri ascoltatori non sanno neanche chi siano, però poi magari lei ce lo racconterà. Da dove vuole iniziare? Ma da dove preferite, anche dalla prima, prima possiamo dal Celtu se vuoi. Certo, amicone, andiamoci pure. Ecco, posso partire anche dalla prima obiezione che mi hai fatto, cioè che mi hai fatto prima. Dietro le quinte tu mi hai detto che qualcuno ha tirato in ballo di nuovo la registrazione, perché in effetti il giornale per cui scrissi gli articoli su Zodiac e il mostro di Firenze titolò un mio articolo con la telefonata in cui ammise Bevilacqua la responsabilità in quei crimini era registrata. In realtà, mi scuso per il titolo perché non è fuorviante, in realtà la telefonata io dissi e scrissi anche nell'articolo è scritto, è stata ritengo che sia stata intercettata, non l'ho registrata personalmente, ecco, questo volevo dire. Tuttavia sottolineo che c'è un testimone di quella telefonata, che è la moglie Mary di Gio Bevilacqua, che ha sentito perfettamente che cosa ha detto il marito e che ha sentito perfettamente che il marito si sarebbe dovuto costituire portando una pistola, possiamo dedurre da soli quale, dai carabinieri, appunto per costituirsi come mostro di Firenze, più che altro anche come Zodiac. Ma e questa telefonata è stata appunto ascoltata dalla moglie e, poi non so che cosa lei abbia pensato di suo marito nel momento in cui parlava di una pistola da consegnare ai carabinieri, ma il fatto è questo. E ci sono comunque altri fatti che dimostrano che il mio racconto è veritiero, e ci sono fatti che dimostrano che i precedenti Bevilacqua non sono certamente così lineari come qualcuno ha cercato di spacciare, nel senso che vuole sappiamo che non ha detto introdurre la persona di cui lei sta parlando, di cui tu stai parlando, perché forse sì, noi allora, lo conosciamo Bevilacqua. Sì. Però, prego. Allora, Gio Bevilacqua innanzitutto è stato dal 74 all'89, ha lavorato alla bensì al cimitero americano di Firenze, vicino tra i comuni di San Casciano e il comune di Impruneta, tra i comuni di Impruneta e San Casciano, come prima assistente direttore e poi direttore del cimitero. Quindi in piena epoca mostro, poi si è trasferito a Roma, vicino a Roma, Nettuno, fino al 2010 e poi è ritornato a Firenze. Bevilacqua ha 20 anni nell'esercito prima di arrivare a Firenze, 20 anni nell'esercito americano, ha fatto un turno di servizio in Vietnam, pluridecorato. E ha fatto anche il testimone al processo Pacciani, testimone che disse di aver visto sia le vittime sia Pacciani, le vittime dell'85 vicino a casa sua, stiamo parlando di 300 metri in linea d'aria perché via Scopeti è proprio dietro il cimitero americano, disse di aver visto appunto le due vittime poco prima che venissero uccise, quindi nei giorni precedenti, e anche Pacciani. E divenne un po' il testimone abbastanza importante nel primo processo Pacciani, perché è l'unico che lo collega in maniera abbastanza, come dire, stringente a una scena del crimine, perché finché non arriva Lotti non c'è
non c'è nessun tipo di testimone che così, come dire, così. E niente, questo è in base alle sue indagini, questa persona è nata nel 1935, dicembre, vado a memoria, 20 dicembre. 20 dicembre, sì. 20 dicembre del 35. 20. Ho capito, quindi c'è anche un'assonanza sulle date del 20 dicembre, ho capito. Però al di là di queste, io quando prima lei parlava, no, bevi l'acqua, va a Nettuno, ho fatto un'associazione, no? Voglio dire, l'acqua, Nettuno, mica avrà poi tanta importanza, no? Però lei, che ha studiato invece molto bene il personaggio, cioè lei dice che questa persona avrebbe ucciso, io uso il condizionale perché non mi permetto ancora di prendere una posizione, secondo le sue indagini, tra l'altro molto coraggiose, perché ho saputo... Sì, no, ormai non sono, posso dire che ormai non sono solo mie, ci sono altre persone, altri amici che mi hanno aiutato, sì, sì, però diciamo Davide, Filippo, alcuni amici, insomma, che certo, sì, chiaramente lei è però la persona che si è preso il rischio più grande, no? Quando di incontrare questa persona a casa sua a quattro occhi, sì. E ora lei dice, io secondo me questa persona ha ucciso, io qui ho perso il conto, ma più o meno ho visto che lei ha tolto il 68, quindi sono 14, però ha aggiunto due code, la Caltabellotta e Lavanni, quindi torniamo a 16, e poi ce n'è altri 6, 7, 8 prima, è corretto? 7, 23, insomma 23 persone è un numero considerevole. Sì, è un numero, purtroppo è un numero in difetto, purtroppo, sicuramente in difetto? Molte più. Sicuramente. Zodiac, quando se ne... è vero che era un millantatore, diciamo, tendeva un po' a esagerare le sue capacità e quello che faceva, però, per esempio, non confessò, non rivendicò subito il crimine di Cherry Joe Bates, e quindi quando lui dice che nel 74 rivendica 37 omicidi solo nel 74, diciamo che qualcosa di vero ci deve essere, non 37, la polizia non ha mai creduto che abbia ucciso 37 persone, perché era veramente esagerato, ma viste le capacità può essere, mica la longevità. Cherry Joe Bates è la ragazza molto giovane di 19 anni che viene uccisa al college nel 64. Sì, una ragazza tra l'altro minuta, che sì, come profilo si attaglia molto a quello di alcune vittime del mostro di Firenze, che erano tutte minute, un po' piccoline. E questa povera ragazza perché viene uccisa? Questa ragazza viene pedinata in biblioteca nella domenica del 30 ottobre del 66. Viene uccisa probabilmente perché è carina, purtroppo l'ha addocchiata e decide di ucciderla, si avvicina a lei mentre esce dalla biblioteca, va alla sua macchina, la ragazza, lui le si avvicina probabilmente mentre lei è già dentro l'auto, ma lui ha sabotato l'accensione, quindi l'auto non si accende. Lui dice che l'ha accompagnata, probabilmente l'ha forzata a seguirlo con qualche minaccia, l'ha portata in una stradina sterrata, lontano da occhi indiscreti, e l'ha uccisa, pugnalata fino a quasi a decapitarla. Ecco. Quindi arma bianca con fendenti da punta o da taglio? Entrambi, perché entrambi. Ha fatto... anche in questo caso, se si guarda l'autopsia, che è disponibile, non c'è l'autopsia, ci sono alcuni referto medico legale. Sì, un referto medico legale del coroner, esatto, che elenca un po' le ferite, si può capire che ha giocato un po', ecco, si capisce che ha giocato con la sua vittima, perché lui dirà nella sua confessione che invia alla stampa, invia alla polizia, un mese dopo dirà che
praticamente l'ha uccisa quasi subito. In realtà il referto dice tutt'altro, dice che l'ha tenuta in vita un po' e poi l'ha sgozzata fino a quasi decapitarla alla fine. La prima, sadicamente, diciamo, ecco, questo è quello che sembra, leggendo solamente. E questa ragazza quanti anni aveva? Questa ragazza, adesso non so precisamente quando era nata, aveva comunque era una 18 anni e mezzo, 19. Sì, esatto, 19 probabilmente, era la matricola del college, quindi sì, 19. Invece sì, però, questa persona ne aveva 31, se ho fatto bene i calcoli, da compiere 31. 66 doveva compierne 31, sì. Doveva compierne 31. Era già sposato? All'epoca, allora, Joe si è sposato, mi ha detto, 4 volte, quindi... Non ho sentito, c'è stata un'interferenza. Diceva che Joe si è sposato? 4 volte e diciamo che ha perso un po' anche lui la cognizione. 4 volte? Okay. Ha perso un po' la cognizione anche del... della cronologia. Il primo matrimonio non è stato, i primi due matrimoni non sono stati molto come dire appaganti, a quanto pare, soprattutto il primo, se non sbaglio, e all'epoca non so se era già sposato per la terza volta, perché poi lui si è sposato una terza volta, è stato sposato per lungo tempo prima di separarsi. Senta, visto che ha nominato questo discorso, no? Lei ha parlato di una sorta di persona che, dopo aver svolto un turno di 6 mesi in Vietnam come operativo, ritorna negli Stati Uniti, a un certo punto gli viene assegnato un incarico, diciamo, da non operativo, quindi un incarico quasi amministrativo. A me viene in mente che questa persona, mi perdoni, possa essere, mi dice 4 mogli, mi viene da pensare che questa persona, insomma, che qualche moglie magari non fosse proprio moglie come ce la immaginiamo noi, ma questa è una mia, mi perdonino le signore, è una mia illazione, mi viene da pensare che magari questo signore potesse essere un agente, un operativo. Lei ha avuto questa sensazione? Allora, faccio vedere subito, se posso farei vedere subito una cosa così da far capire un po' come è avvenuta la ricerca. Dimmelo se sono andato fuori tema, perché io non è giustissimo. Allora, prima di tutto vorrei far mostrare, perché questa si entra nella ricerca documentale che bisogna fare per capire il vero passato di Joe. E tu hai ricercato tanto in questa ricerca, mi dicevi. No, beh, allora il rischio più maggiore ovviamente è stato parlare a quattro occhi, ma se non avessi parlato con lui a quattro occhi certamente non avrei informazioni che non si deducono dai suoi trascorsi, perché i suoi trascorsi militari purtroppo non contengono tutto quello che ha fatto, molto non può essere richiesto. Io ho fatto, adesso vi faccio vedere un attimo, queste sono documenti che possiamo mostrare in pubblico o stiamo commettendo già qualche reato? No, anzi, questo è semplicemente, io copro semplicemente il mio ex indirizzo, questo è una busta che mi è stata inviata dai National Archives americani, contenente informazioni, mi hanno inviato, e ho fatto decine di richieste FOIA, che queste sono tutte buste di risposte, noi troviamo anche questo per esempio dell'FBI, queste sono tutte NARA. Questo sa anche dove andare a mettere le mani. Sì, nel senso che facendo una ricerca appropriata si può, avendo le informazioni giuste, chiaramente io avevo delle informazioni per cui potevo richiedere per esempio i trascorsi militari di Joe, perché sapevo più o meno quali fossero state le sue assegnazioni, avendo fatto il suo biografo, anche se per un breve periodo. No, aspetti un secondo, cioè lei è il biografo di questo Bevilacqua?
No, sono stato per un Ho breve capito. periodo È stato un anche escamotage che lei ha utilizzato per se... agganciare questa No, non persona. era solo un escamotage, perché chiaramente io mi sono presentato da lui non pensando al Ok, 100%. allora no, perdonami, la mia è soltanto stata un fraintendimento. Quindi tu lo hai contattato perché volevi, hai detto, questa persona è interessante, io voglio scriverci una biografia e poi hai scoperto. No, no, è assolutamente giusto quello che hai detto. La realtà dei fatti è che prima di incontrarlo non ero certo ovviamente che fosse Però proprio. tu hai avuto l'intuito, cioè questa intuizione da dove ti è arrivata? Allora, mentirei se dicessi è tutto merito mio, magari. In realtà, no, magari neanche perché non me ne farei niente. In realtà c'è un lavoro di tantissime persone che hanno svolto e che io ho semplicemente letto in un certo modo che mi ha portato da lui, ma se non avessi letto per esempio il libro di Perugini, che sarà ostilissimo a quello che ho testimoniato, ma che è la verità, se non avessi letto il libro di Perugini probabilmente non mi sarei mai chiesto nemmeno chi fosse Zodiac, ecco, questa è la realtà. Invece, Perché dici questo? Il essendoci libro è un uomo quasi normale, se ricordo bene. Esatto, essendo citato Zodiac nel libro mi è venuto in mente perché a un certo Gli punto schemi faceva questo, comunicativi, giusto? sì, esatto, faceva questo passaggio sulla comunicazione, sui serial killer comunicativi, esatto, e non so, mi è tornato in mente, quindi ho dato una controllata e avevo visto appunto la Cos'è cronologia. che ti ha colpito? Cioè, tu hai collegato da subito Zodiac al mostro di Firenze? No, non ho collegato da subito il Zodiac al mostro di Firenze. È stato per quanto è stata rapida diciamo, l'intuizione, in realtà ci sono stati vari passaggi che sono partiti dall'approfondimento chiaramente del caso Mostro di Firenze, un approfondimento che non aveva come obiettivo la conoscenza analitica del caso, perché sapevo che non avrei avuto bisogno di anni e anni, di un sacco di tempo. Un giornalista non ragiona così. Un giornalista, dice Simenon, rischia sempre di rovinare qualsiasi indagine perché ha la fretta di dover arrivare a una conclusione. Effettivamente così, anch'io sono così, ero così, ho dovuto un po' cambiare, ecco. Però sì, sono stati vari passaggi. Il primo passaggio è stato quello della domanda che ci si fa di fronte a un caso come il Mostro di Firenze in Italia in quegli anni. Da dove è saltato fuori questo qua? Da dove Ci esce? sono, eppure, e appunto, ci sono persone che ne hanno parlato, ne hanno discusso. Ho letto i forum, ho letto varie opinioni, adesso non me li ricordo neanche, cioè, lo avevo letto anche il forum che poi è stato cancellato. Avevo letto i libri, oltre che di Perugini, anche poi in seguito di Giuttari, poi chiaramente di Filastò, di Ferri, ho letto quello di Cappelletti, Alvieri Adriani e Maugeri, ho letto qualche libro Maugeri così, l'ha conosciuto? no, purtroppo non l'ho conosciuto, cioè purtroppo non conoscendolo non so che tipo sia. Ho visto che è Francesco, amico di Francesco, Gian, scusami, amico, ma carissimo. Maugeri, l'investigatore quello di giù, di Foggia, mi pare? Che cosa? Maugeri, l'investigatore? No, No, Maugeri è un carissimo amico di Jean-Michel. ah, ok, bene. Prego. Quell'altro è, se ricordo bene, Adriano Jay. Non vorrei Jerry, hai ragione, sì, dire. esatto. Tu come ci senti, Daniele? Io vi sento benissimo. Ah, ok, no, scusami, scusami. No, Perfettamente. Vai pure. io sono rimasto ammaliato da questo racconto e mi ero dimenticato che eravamo in diretta. Ecco. No, Però va e quindi bene. dicevi, amicone, prosegui pure. E che leggendo questi libri, leggendo i blog, i forum, leggendo le opinioni più disparate, mi chiedevo, cioè la domanda che emergeva sempre era: ma questo qua che cosa ci fa lì? Cioè, questa è la domanda. Questo qua chi? Scusami.
Il mostro di Firenze, da dove salta fuori? Cioè, il problema lì era che questa cosa mi infastidiva, ma era come se fosse come avere un animale che non c'entra niente nel tuo giardino, non so come dire, non c'è il gatto di casa, c'è un gatto che è gigante, è una lince quasi, e fa cose strane, te non la vedi, ma magari vedi i segni della sua presenza, vedi, non so, una zampa che è gigante, dice, ma dove è uscito fuori questo felino gigante? È chiaro, questa è un'assurdità che ho detto, ma per dire che non c'entrava niente, e questo, come dire, viene emerge da tutti i racconti più o meno, poi magari ci si è abituati un po' anche parlandone, magari studiandolo, però alla fine dei conti è l'unico serial killer in Italia del genere, non ce ne sono altri. Se andiamo negli Stati Uniti, io non sono un esperto, ma ho letto… Ci vorrebbe scrivo. Esatto. Ci sarebbe comunque un elenco lunghissimo di questi tipi di serial killer, per dire Zodiac, quando agisce nell'estate del 69, la prima pagina di uno, adesso non mi ricordo più se è agosto, in agosto c'è il famoso omicidio di Sharon Tate, quindi di Manson, e quindi noi vediamo vari serial killer in azione nello stesso periodo. Ecco, serial killer. Hai menzionato, perdonami la digressione, Sharon Tate, sì, che è stata poi ripresa, così perché i nostri ascoltatori magari non se la ricordano, era, correggimi se sbaglio, la moglie nel 1969, abitava a Hollywood, di Roman Polanski, ed era incinta, è corretto? Sì, esattamente, ma è tutt'altro caso. E fu uccisa dalla banda della Manson Family. Tra l'altro, in un recentissimo film, C'era una volta Hollywood, il caso viene ripreso da Quentin Tarantino, e ha un finale, direi, completamente inatteso. La domanda che io ti volevo fare era questo. Io in una lettera di Zodiac ricordo che a un certo punto egli minaccia di voler uccidere un membro del comando della Manson Family, che andò a uccidere proprio la moglie di Roman Polanski, accusandola di aver tradito, perché ha confessato. Tu la ritieni attendibile quella lettera? No, perché non è nell'elenco delle lettere ufficiali di Zodiac. Ce ne sono varie di questo tenore, non è nelle lettere. Le lettere di Zodiac ufficiali, anche perché c'è stato un caso grave, perché ha coinvolto purtroppo anche un bravo investigatore che è stato cacciato da San Francisco, cacciato, è stato allontanato dall'inchiesta, dall'indagine dei Toschi. C'è stato un caso in cui qualcuno ha voluto, come dire, scrivere una lettera di Zodiac, molto simile, dicono. Ragazzi, scusateci, abbiamo una chiamata in diretta, per voi. È Francesca in linea. Pronto? Pronto? Ciao Francesca, prego. Ciao grazie. Francesca. Ciao cari. Allora, ciao. Io sono rimasta molto interessata dalla pista di Amicone, e ho seguito poi la trasmissione che avete fatto con Valerio Scrivo, le domande, e proprio in relazione a quella trasmissione, in pratica noi avevamo tanti utenti commentato in merito tanti anni fa sulla testimonianza e le stranezze. Quello che però mi ha stupito è il fatto che la personalità di Bevilacqua, come appare in testimonianza, e anche rispetto alla posizione che lui aveva, noi vediamo foto dove lui incontrava l'ambasciatore americano, è un uomo molto sicuro di sé, addirittura l'avvocato di Pacciani si permette di dirgli, ma lui è il mostro, lui rimane comunque molto sicuro di sé, non si scompone, quindi contrasta con l'immagine, cioè con la figura e la personalità che descrive Amicone, perché Amicone dice, parla di un uomo che racconta, crede alla teoria della biografia, e poi dopo addirittura gli dice, ma magari devo chiamare un avvocato, ma un uomo
come Bevilacqua non ha bisogno, secondo me, che Amicone gli suggerisca un avvocato. Ecco, questo è stata È già andata avanti però nel racconto, ha già anticipato cose che non avevamo trattato. Però okay, però questa è la, questa era l'unica. Io sono arrivata ora, ho visto la diretta adesso ed ero molto curiosa rispetto a questo aspetto. Scusate. No, ha fatto bene, ha fatto bene. Io conosco un po' la storia, non siamo ancora arrivati a quel punto, però sa, quando un bravo investigatore con le giuste domande riesce a mettere nell'angolo il soggetto ignoto, e a volte questi si sente non solo disarmato, ma ha bisogno della protezione della persona che lo sta mettendo in difficoltà. Ma posso rispondere tranquillamente? Ci sono dei testimoni, il ROS di Carabinieri, andate a chiedere al ROS come si stava a Bevilacqua quando è andato a dirgli che io non avevo detto la verità. Hanno descritto, io gli ho chiesto a loro come stava e mi hanno descritto un uomo tremante, molto intimorito dalla questione. Ma è semplicissimo, cose che possiamo è sicuro dire, di sé quando... No, io lo dico tranquillamente perché è chiaro che un uomo è forte nel momento in cui sa che quelli che ha davanti non sono in grado in alcun modo di dargli qualche preoccupazione. Quando è messo all'angolo, quando l'uomo, la persona che è davanti a te conosce cose che te volevi credere nascoste completamente, cambia la partita. L'uomo forte diventa un po' debole, un po' più debole e inizia a avere paura. Ed è quello che io ho cercato chiaramente di suscitare in lui per farlo parlare, per fargli fare una cosa giusta. Non c'è da elogiare questo tipo di fortezza, perché è la fortezza di un bugiardo che si presenta alla corte in cui si sta trattando un caso serissimo con 14 omicidi, dicendo che lui non ha mai avuto una pistola. Un uomo che è stato 20 anni nell'esercito, è stato in Vietnam, che dice io non avevo la pistola, ma è una vergogna, semplicemente. Quindi la fortezza di cui lei parla non è una fortezza, è una stupidità alla fine. La vera fortezza è un'altra, e non è quella di Bevilacqua, evidentemente. La sua fortezza sarebbe stata costituirsi, cosa che non ha voluto fare. Perché cosa? Non perché certamente era forte. Ecco, perché questo, secondo te, non si è costituito? Non so se abbiamo ancora Francesca in linea. No, sì, stavo ascoltando, vi lascio, intanto sto seguendo, mi avete risposto comunque. Sì, a me sembrava una personalità molto spezzante e quindi corrispondeva tantissimo alla figura, diciamo alla personalità che immaginavo potesse essere il mostro di Firenze. Per questo tutti eravamo rimasti molto interessati da questa testimonianza pubblicata poi su YouTube. Però appunto non immaginavo un uomo, siccome io ho lavorato negli Stati Uniti e ho lavorato con i veterani in una corte federale e quindi so quanto un americano anche diciamo ha una certa, un americano come lui che incontrava l'ambasciatore statunitense, che aveva dei ruoli, non me lo immagino chiedere a un ragazzo, un giornalista per quanto bravo, suggeriscimi un avvocato, non me lo immagino, e questo era l'unico aspetto. Non me l'ha chiesto lui, gliel'ho dato io spontaneamente, questo forse è stato il mio errore, dargli un avvocato, non dovevo darglielo, perché questa è la realtà. La realtà è che purtroppo lei non lo sa, ma perché non c'era. Anche questo è un problema, però è un problema fare deduzioni senza conoscere i fatti, è sbagliato. No, ma la lei sta una deducendo qualcosa sulla base della sua esperienza personale con alcuni veterani in America. Noi stiamo parlando di una persona che lei dovrebbe conoscere prima di poter dire ma io mi non sembra strano che Amicone l'abbia fatto parlare. Io non stavo criticando, è proprio un dubbio che mi è rimasto. È una perplessità. È una perplessità, però lei capisce che lei è molto polemica. Lei sembra quasi sapere con certezza che Bevilacqua non ha sentito un avvocato. Purtroppo l'ha sentito, se no a quest'ora forse era già in carcere. Probabilmente, no, non sono polemica, altrimenti non avrei fatto la domanda. Sinceramente, sono oggettivamente interessata. Quindi è proprio il fatto che a me ha colpito la personalità. Ma io rispondo, guardi, se lei, ci sono dei testimoni, altri testimoni, che possono dire quanto in realtà fosse spaventato Bevilacqua, a differenza invece di un altro personaggio che è entrato nell'indagine mostro, che non ha mai mostrato molto timore, che è Vigilanti.
Questo mi era stato fatto notare dalla polizia giudiziaria, cioè Bevilacqua un po' titubante, trema, un po' un anziano che ha paura, e invece questo vigilante che fa lo spaccone. Vigilante è atterrato in Viet Cong, quindi penso che non ci sia niente che gli faccia paura. Sì, in effetti. C'è da dire anche che spero che vi siate intesi, no? Perché magari è anche la linea che a volte è disturbata e non ci permette di capire bene le domande da casa. Io ho inteso che la signorina Francesca era giustamente perplessa, no? E tu, amicone, hai detto, guarda, chiaramente il mesolivello dei veterani è quello, però questo è un personaggio particolare, no? Quindi non lo possiamo trattare come tutti gli altri. No, ma soprattutto posso dire una cosa, cioè, è chiaro che un innocente non ha paura, un innocente mi avrebbe visto in faccia. Cercavo di mettervi in pace. No, 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 infatti io spiego anche, io posso anche dire che ha totalmente ragione, ma se una persona è colpevole, è chiaro che se ha davanti anche uno di 10 anni che gli sta dicendo delle cose che solo lui sapeva, inizia a preoccuparsi, ma non tanto perché pensa al bambino, che di per sé non ha, di cui non ha alcun timore, ma pensa, ma questo bambino, chi me l'ha mandato qui? Il bambino come fa a sapere questo? Sarebbe, scusami. No, è per dire, quando, per dire, se uno parla con me e dice, ah, ma guarda, questo ragazzino è andato no, lì, no, 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 ma il ragazzino per me è un complimento. Ha spaventato così grande. Molti meno anni di quelli che hai, però quando una persona poi parla con te si rende conto della solidità morale, culturale ed etica che c'è. No, grazie, sì, no, non era, grazie mille, volevo semplicemente far capire che la realtà è che è un po' più articolata, è chiaro che non sarebbe mai stato impensierito da me se non avessi detto delle cose di cui aveva paura, e ne ha avuto paura subito, la prima volta che mi sono presentato lui aveva paura, non è che ha avuto paura l'ultima volta e per questo mi ha detto chi era. È una Sai cosa che mi ricordi? Che... Sì. Pronto? Mi ricordi un posso po'? Posso lasciare? Johnny Depp nella Nona Porta, che aveva questo aspetto così, come dire, friendly, ma poi sotto sotto era uno tosto, che ci sapeva fare, che aveva un grande fiuto e che sapeva leggere i libri. E dall'altra parte un po' anche John Wick. Keanu Reeves nella trilogia di John Wick. Una persona tutto sommato normale, con un viso angelico, che passa quasi inosservato, sembra tranquillo, e poi invece è uno che assesta dei colpi formidabili, come tutti i grandi agenti. Allora Francesca, avete fatto pace? Sì, no, ma non va bene, adesso continuo ad ascoltarvi, ero molto interessata in realtà, sotto al profilo alla personalità. Grazie Emanuele, e grazie a Vera, e a Francesco naturalmente, grazie per le risposte. Ciao, grazie Francesca, ciao Francesca, grazie. Scusate, ciao caro Daniele, di questo fine di primo round. Mi segnalava Valerio Scrivo, che è in Cambogia in questo momento, che non abbiamo dato il numero in diretta. Quindi io purtroppo il numero non lo ricordo. 055, non mi sentivo, scusate. 055 24 77 985. Ovviamente potete anche mandare il numero, ecco, arrivano già le telefonate, le filtreremo. Potete, Vera, puoi dare anche il numero di cellulare per i WhatsApp, grazie. Non il mio però. No, no, questo no. Qua della radio, vai. Va bene, non si sente. Come no? Aspetta. Sì, vola. Mi sentite? Sì, vai. Quindi, chi vuole inviare un WhatsApp? 347-834-0042. Ma quindi, tu, in questa storia, potresti essere un po' come Polaveri? Il Polaveri italiano? No. Allora, possiamo dire anche chi è Polaveri, è il giornalista del Chronicle che segue il caso Zodiac per il Chronicle. Era un vero cronista, io non sono un vero cronista. Stefano Brogioni è un vero cronista, il cronista della Nazione. Io non sono un cronista, infatti non... Per esempio, se uno legge il primo articolo del giornale, da lì si capisce
che l'accusa di qualcuno dietro che ha manovrato queste accuse per smontare il mostro di Firenze, Pacciani e compagni di merende. Ragazzi, in realtà, se uno legge il primo articolo pieno di accuse, dice: ma come, questo qua che verità vuole svelare? In realtà è semplicemente... Francesco? No, l'ho scritto di fretta, ho rotto il computer con il caffè, mi si era rovesciata una tazzina di Francesco? Caffè sul computer, Francesco? Ho dovuto usare il computer di un'altra persona, di un'altra casa, e l'ho scritto in 2 ore, in un'altra casa, proprio non mia. Come no? Francesco? Francesco, mi senti? Sì, abbiamo. Abbiamo una chiamata, sentiamo un attimo chi è. Ok. Sì, buonasera. Pronto? Buonasera, salve. Ciao, buonasera. Salve. Guardi, alza un po' la voce perché ti sentiamo lontano, eh? Sì, volevo fare una domanda all'amicone. Io da garantista avrei paura di incontrare o di essere intervistato da una persona come lei, che accusa così a viso aperto Mi perdoni, però noi la sentiamo malissimo, eh? Guarda, è molto lontano, eh? Alzi la voce. Forse perché sta sentendo la radio. No, non sto sentendo la radio. Dicevo che io da garantista avrei paura di essere intervistato dal signor Nicone, che accusa così a viso aperto una persona di essere il mostro di Firenze senza poi trovare delle registrazioni, non ha delle prove effettive, da quello che ho capito. Se ce le ha, ce le mostri. Non ho capito ancora quali basi. Io credo che siano solamente delle lezioni. No, faccio vedere, faccio notare, perché ho capito, ho sentito. Grazie, grazie Alex, grazie. Sentiamo Amicone, ma però voleva intervenire anche Etrusco. Io non ho capito vero? Il nome dell'ascoltatore, Daniele, non so se l'hai capito tu o se è ancora in linea, io non lo sento più. Lui è un garantista, ora siamo in non, Italia. Io però... non lo sento, Bronzi. No, ora non c'è più. Posso far vedere una cosa così rispondo subito all'ascoltatore? Certo, sì, vai. Chiaramente, ecco, no, Amicone, tu non è che devi far vedere tutto quanto qui in diretta. No, io faccio vedere solo una cosa banalissima. Quello che puoi, perché non è che siamo al Grande Fratello, no? Dove uno mette dentro la testa e vuole farsi i fatti degli altri. Ci sono cose che tu puoi rivelare e quelle tu lo sai meglio di tutti, cose che invece non puoi e quindi prego. No, la cosa divertente è che mi ha accusato di essere un giustizialista, una persona che accusa addirittura a viso aperto qualcuno di svariati omicidi. E questa persona che accusa di svariati omicidi a viso aperto un altro, voglio dire, cioè io, potrebbe essere querelata oggi, domani, dopodomani. In 2 anni questo è il risultato. Il risultato è nessuna comunicazione. Allontanalo un po' perché non si vede bene. Cioè no, faccelo vedere, ma allontanalo un po' dalla... Ok, questa io ho fatto degli omissis, naturalmente. Questa è una comunicazione che ho ricevuto, ho richiesto, è un ex 335 del codice di procedura penale, per chiedere se c'erano procedimenti in corso nei miei confronti. Si fa per capire se sei stato querelato per diffamazione, calunnia, denunciato per calunnia. Alcuni procedimenti chiaramente non vengono comunicati, quindi se magari c'è un procedimento, un'indagine nei miei confronti per depistaggio, magari non c'è qui. Certamente una querela ci dovrebbe essere stata, perché sono passati 2 anni, sono terminati abbondantemente i termini per potermi portare a processo, per querelarmi, per qualsiasi altra cosa, perché non per i termini sono 90 giorni, se ricordo bene, no? No, non mi riferisco ai termini di 90 giorni, ma mi riferisco più che altro ai termini per le comunicazioni. Come indagato, la procura dovrebbe mandarmi una comunicazione dicendomi: tu sei indagato, il cosiddetto avviso di garanzia, oppure la comunicazione di chiusura indagini. Non c'è stato niente di tutto ciò. Bevilacqua ha detto che avrebbe denunciato, querelato addirittura nel 2 giugno del 2018, sono passati più di 2 anni e non c'è niente. Quindi come la interpreti questa cosa?
Sì, ma continuo anche su questa questione del garantismo, perché io ho scritto sempre per un giornale, un settimanale più garantista che esista in Italia, che è Tempi. Non credo che esista un settimanale, una pubblicazione più garantista di quel settimanale lì. Chiunque l'abbia letto qualche volta sa che ha difeso chiunque praticamente fino a prova contraria. Che io me lo ricordo da tantissimo tempo, vero? Perché c'era già negli anni 80. No, c'era dal 94. Ha avuto poi dei problemi, come tanti giornali, ha chiuso, adesso ci sono dei guai, però sostanzialmente è sempre stato garantista, questa è sicuramente la linea di Tempi. E io mi sono però addossato una responsabilità, cioè non è che se ho fatto il giustizialista di nascosto, sono andato a fare un esposto senza farlo sapere perché avevo paura di una denuncia o di una querela come moltissimi fanno. Io sono andato, ho fatto una denuncia, ho detto, conosco benissimo che cosa succede a chi mente affermando cose così gravi. Io però non posso fare altro, perché questa è la verità. E anche l'articolo, io l'ho scritto perché questa è la verità, e voi immaginatevi se voi foste al mio posto cosa fareste, perché c'è anche da dire che questa persona ha continuato a ammazzare anche dopo. Cioè anche dopo il vostro incontro? '85. No, infatti questa è la gravità della questione, questa, che il mostro non è finito nell'85, ha finito di firmarsi come mostro, ma ha continuato. Quindi anche il fatto di lasciarlo libero non è che mi lasciasse molto tranquillo, il fatto che non potesse più dargli neanche una preoccupazione, perché purtroppo gli era stato rivelato chi ero veramente, e per questo anche che forse non si è costituito, ho dovuto appunto... Scusate, ragazzi. La mia responsabilità, quindi l'ho denunciato. Francesco, voglio perdonami. Dire, io potevo essere querelato quando voleva, Giove avrebbe potuto portarmi in tribunale e non l'ha fatto tranquillamente. Abbiamo Deborah in linea. Abbiamo Deborah in linea, eccola. Buonasera. Pronto? Buonasera. Ciao Deborah. Volevo fare un'unica domanda, una piccola. Una ciao Deborah. Un piccolo appunto. Al signor Amicone, che non venga preso né come una critica né in modo negativo, però non si può utilizzare contro una persona il fatto che non si abbia sporto una querela o una denuncia che non è obbligato a sporgere. E questo non può essere in nessun caso certo, se accuso di 19 omicidi non è obbligato a denunciarmi o querelarmi, non certamente è una persona buona, immagino una persona buona che non ti querela perché di ignorare la provocazione e di non sporgere nessuna denuncia per aspettare la prossima sua mossa. Per cui io, se domani mi dicono che io sono la saponificatrice di Correggio e io sono obbligata ad andare a spendere soldi da un avvocato a perdere tempo, ma io li ignoro, poi vediamo se riescono a dimostrarlo. E questo, per cui, per piacere, non utilizziamo contro le persone come un elemento di colpevolezza il fatto che debbano sporgere una denuncia che non sono assolutamente obbligati a sporgere. Ecco, questo soltanto volevo dirle, signora Micone, e continuo ad ascoltarla con interesse. Buona serata. Grazie, Deborah. Sì, posso rispondere anche qui. Vai, Francesco, dico, vai. Certo, magari lasciamo la linea libera, così... Sì, è già libera. Che arrivano. Vai, Amicone, scusami. Allora, Joe non era obbligato a portare avanti nessun tipo di querela, chiaramente. Avrebbe potuto liberamente rinunciare. È certo che non è che questo va a suo favore, nel senso che non è che lo ha fatto per bontà, lo ha fatto perché lui ha paura che io abbia registrato varie cose, non solo quella telefonata, oppure che esca qualcosa di peggiore, cosa che può aspettarsi avendo parlato con me, sapendo che cosa so. Questa è la realtà banale, voi non lo sapete perché non eravate con me, non avete sentito, non siete testimoni, quindi io comprendo benissimo anche queste obiezioni. Infatti non è che ho accusato Bevilacqua di essere colpevole di 19 omicidi perché non ha fatto querela contro di me.
ho semplicemente fatto questa osservazione, che una persona innocente, se viene accusata di 19 omicidi e passa, come è stato fatto, solitamente... Io una querelina te la farei. Minimo. Ho capito. Ma adesso la situazione, visto che siamo entrati già nell'aspetto, come dire, giuridico-giudiziario, qua ci voleva Piccione per toglierci le castagne dal fuoco, ma adesso che succederà? Allora, io ho fatto una, insieme anche agli amici che ho già citato, ho fatto una ricerca spaventosa in 2 anni, che ha compreso anche traduzioni, richieste FOIA, indagini vere e proprie. Francesco, ce lo ricorda? Ragazzi, scusatemi, c'è una chiamata in linea e poi comunicazione di servizio per Emanuele. Dai un occhio a WhatsApp da parte di Valerio. E l'ho dato, infatti aveva chiesto il numero e l'abbiamo dato. Ok, bene. C'è una telefonata, sentiamo. Pronto? Ciao, sono Luca da Padova. Ciao Luca, alza la voce perché anche te sei basso. Ah beh, sto parlando fortissimo, non so se mi sentite così. Basso, va bene. Vabbè. Forse è una stupidaggine, però a me è sempre incuriosito il fatto che l'avvocato Bevilacqua... Ciao, scusami, Bevacqua, ti chiami? Mi chiamo Luca, chiamo da Padova. Ah, ok, ciao Luca, da Padova. Ciao. No, niente, magari è una stupidaggine quella che sto per dire, ma mi è sempre incuriosito il fatto che l'avvocato Bevacqua, mentre difendeva Pacciani e mentre interrogava Bevilacqua, Joe, lo scherniva e sembrava quasi anticipare forse quello che poi è uscito qualche anno dopo, in base a quello che giustamente tu poi hai detto, che io non sono sicuro che sia la verità o no, però insomma questa cosa mi ha sempre incuriosito, perché di fatto l'avvocato appunto schermiva Joe quasi a sapere quello che effettivamente tu avresti poi detto. Bevacqua era un ex capitano dei Carabinieri. È stato un caso, vuol dire, secondo voi lui aveva capito veramente qualcosa? Ma questo io non lo so, poi lascio la risposta ad Amicone. C'è da dire anche Fioravanti aveva intuito qualcosa, c'era qualcosa di strano in quella testimonianza, loro avevano letto i verbali. Grazie Luca, facciamo rispondere. Grazie Luca, liberiamo la linea. Grazie mille. Ciao. Stavo dicendo che Bevacqua e Fioravanti avevano letto, oltre a leggere i verbali, probabilmente conoscevano anche Joe, perché qualche storia dovevano averla sentita, forse proprio da Pietro Pacciani, ecco, non perché erano Joe... due sprovveduti, no? Sì, e poi soprattutto c'è questa cosa, adesso Joe mi ha sempre detto che in realtà lui sapeva chi fosse Pacciani già negli anni 80, cosa comunque probabile, perché Pacciani frequentava qui. Lui, Joe, me lo disse quando andammo vicino al cimitero a berci una birra, mi disse fra le altre cose che lui un po'... Scusa un attimo, voi siete andati, tu e Joe Bevilacqua, al cimitero a bere una birra? Al cimitero abbiamo visto, ovviamente abbiamo prima visitato il cimitero americano di Firenze, dove lui ha incontrato due americani, è stato lì un po' a chiacchierare, a spiegargli un po'... Tu avevi già capito? Lì appena prima di quando c'è la conferma, quella che è per me la conferma definitiva. Ha avuto molto coraggio, però. Lì dovevo farlo per forza, perché era una questione di... A un certo punto ho dovuto... gli incontri c'erano già stati, ce n'erano già stati un po'. Quell'incontro io volevo farlo fuori da casa sua, perché così... E avete scelto il cimitero dei Falciani. Sì, perché in casa sua bisognava parlare un po' sottovoce di queste cose. E siamo andati al cimitero di Falciani, poi siamo andati in un bar dove io all'improvviso gli ho fatto vedere una cartina dell'Ectao e gli ho detto tu eri qui. Cioè del lago della California. Di un lago della California molto famoso, in cui sembra che Zodiac abbia... Non è una vittima ufficiale, ma è probabile che Zodiac abbia lì rapito una delle sue vittime, Donna Lass. E io gli chiesi se era lì nel 70, all'improvviso, con un fare
un po' inquisitorio, e lui rimase zitto per molti secondi, 20, ho scritto, ed è la verità, completamente congelato, non sapendo che cosa volesse dire, perché io all'inizio ho pensato non l'ha capita, poi man mano ho capito che se il silenzio perdurava, ho capito, cazzo, questo l'ho beccato, perché non riesce a rispondere. Dopo, riflettendo, ho capito perché lui non riusciva a rispondere. Lui mi ha risposto, sì, ero lì, ma non posso parlarne perché ero lì per lavoro. E questa è una parziale risposta anche alla prima ascoltatrice che aveva un po' obiettato sul fatto che io l'avessi spaventato. La realtà è che io gli ho detto delle cose che solo lui sapeva, e credo che il suo dubbio maggiore era che qualcun altro me le avesse dette e che io fossi lì per lavoro, di una, cioè, squadra. Esatto, e quindi lui a quel punto non sapeva se dire la verità o dire una balla. Se noi sapevamo, noi tra virgolette, non c'era nessun noi, se noi sapevamo la verità e lui avesse detto una balla, era chiaro che si metteva nei guai. Quindi tu non avevi nessun backup, eri da solo. Da solo, tra virgolette, nel senso che sono un cattolico e quindi penso che Dio c'è vicino, se noi lo preghiamo, siamo onesti, sinceri e lo cerchiamo, penso che sia vicino in queste situazioni magari di difficoltà. E in questa situazione probabilmente lo era, no, sicuramente. Quindi, penso proprio di sì. Perché... Solo questo, poi il resto in realtà non c'era nessun altro, perché la verità è che ero lì da solo con lui, eravamo noi due e lui ha detto la verità, lì e l'ha detto anche dopo. Al bar, questo quindi qua siete al bar. Fuori dal bar, bevevamo una birra, io gli era estate. Questa. Sì, era estate, faceva caldissimo, lui si era anche scorticato un po' la tibia perché era inciampato su un gradino, insomma ha dovuto nasconderla. Non gliel'ho fatto lo scambio, vero? No, non gliel'ho fatto io, è caduto da solo, talvolta succede. Ma adesso che mi dici questa cosa, ma l'andatura di questo signore com'è? Sì. L'andatura è normale, nel senso che forse ha le gambe un po' arcuate e oggi e si muove un po' lentamente, un po' stranamente, un po' non direi quasi come un marinaio, ma dà l'impressione di spostarsi con sai, come le persone che tendono a sapere che vogliono sapere che sotto i propri piedi c'è qualcosa di solido. Non so come posso descrivere questa camminata pesante, ecco. Francesco, l'idea che sia pesante. C'è Etrusco Viola, vorrebbe intervenire, vai. No, allora, scusate per l'interruzione, perché insomma, diciamo, l'argomento è molto, sì, interessante, però ecco, diciamo che se fosse vero a questa cosa del come si chiama, bevi l'acqua colpevole. Bevi l'acqua molto di Firenze, bevi l'acqua Zodiac, a questo punto cadrebbe il delitto del 68, perché io ho sentito che il signor Amicone ha citato tutte le vittime del bevi l'acqua, appunto, no? E non ci sono quelle di Signa. Non vorrei dover ascoltato male, ma io non l'ho sentito. No, hai ascoltato bene, però ne ha messe dentro talmente tante che secondo me anche quella, anche senza di quella, il quadro è no, ma è abbastanza sempre detto che, ma, ho capito, ma la vulgata dominante dice che il Signa appartiene al appunto appartengono... sì, assolutamente. Come? Allora tu dici Etrusco, no? Perché Amicone hai tirato via il 68? Rispondo era negli era negli USA. L'acqua non c'era nel 68, ha un alibi di ferro perché era in Vietnam. Alibi di ferro. Giusto. Sicuramente non c'era lui nel 68, ma non l'ho tirato via perché lui non c'era nel 68. Anche per questo, ma perché il delitto del 68 non è necessariamente il mostro, anzi, fino a prova contraria è di un'altra, è stato commesso da un'altra persona con pena scontata, quindi sentenza in giudicato. La verità processuale è quella lì,
Poi non voglio fare il giochetto di chi dice questa è la verità del processuale e basta. Per questo abbiamo fatto insieme ad altri, poi io soprattutto in quest'ultimo periodo, però una questione che va avanti da lunghi anni, delle verifiche sul collegamento. E verifiche che sono culminate in un qualcosa di abbastanza scandaloso. Sulla pistola, che non è sulla pistola, perché noi sappiamo che il delitto del 68 viene collegato a tutti gli altri delitti solo nell'82, cioè mai? Quando la serie omicidi. Come mai? Perché sì, allora fino all'82, fino al delitto dell'82, si pensava giustamente, dico io, che il mostro avesse iniziato nel 74. Perché c'era la pistola che aveva usato, era sempre la stessa, c'erano anche lo stesso tipo di atteggiamento sadico sessuale sulle vittime, e quindi c'era anche la maniacalità, insomma aveva usato la lama contro la Stefania Pettina. Nell'82 che succede? Nell'82 lui non riesce a concludere l'omicidio, non riesce a concludere l'agguato come le altre volte, delitto, cioè non riesce ad arrivare al delitto, non riesce ad arrivare alla mutilazione finale. Forse non vuole, o forse è pianificato, non si sa, però insomma non riesce. E forse è per questo che, sentendosi un po' accerchiato, forse aveva già iniziato prima, decide forse lui di allontanare i sospetti da sé. Esatto, giocarsi un jolly. Questo è, secondo me, come sono avvenute le cose. Però ci sono varie possibilità. Sta di fatto che a un certo punto nell'82 qualcuno collega i due casi, un caso del 68 che coinvolgeva, come sappiamo, una coppia che non era sposata, non era fidanzata, erano due amanti, una moglie con un bambino che era in macchina con lei e appartata con il suo amante. Coinvolge questa coppia, vengono uccisi a colpi di calibro 22, non c'è alcun tipo di i periti, parlo di De Fazio, non riscontra alcun tipo di maniacalità in questo delitto, anche se c'è una collanina strappata, in realtà non c'è nessun tipo di, come dire, lo saprei meglio di me, io non sono esperto di queste cose, ecco, non c'è comunque alcun tipo di atteggiamento sadico sessuale che contraddistingue tutta la serie omicidiale del mostro, non ci sono fantasie agite. Esatto, perché poi vengono fatte varie ipotesi. Secondo me, in base ai fatti, semplicemente l'assassino è un altro, è totalmente un altro. Quindi, però, perdonami, io ti riporto sulla domanda. Quindi, secondo te, nell'82 può essere che, siccome le indagini, in qualche modo che noi non possiamo conoscere, si sono avvicinate e avevano iniziato a pistare gli inquirenti nella direzione di Joe, allora Joe, per allontanarli, gli manda il famoso biglietto del cittadino amico e apre la pista sarda. Ho capito. Ecco, ci sono una serie di deduzioni che sono un po' più non è che io non penso che si fossero avvicinati a Joe, penso che però potesse aver paura di aver lasciato magari qualche traccia, qualche prova, e che magari già al quarto duplice omicidio sai che lì c'è una Fiat 124 giallino verdolino con un uomo claudicante. Sì, non è di sicuro. 78, non è lui, dici? No, non è lui. Purtroppo mi sono spiegato male anche con alcuni miei amici. Non è che sia claudicante, non è zoppo, cammina in modo strano, semplicemente. Non è affatto zoppo. È stato ferito in guerra, ma non tanto da rendergli impossibile camminare, ovviamente, non è affatto zoppo. Tu dici cammina un po' da cowboy, un po' con... No, non da cowboy, non è così, è più, secondo me forse l'effetto delle gambe arcuate, forse le gambe arcuate. Ecco perché pensavo da cowboy.
Sì, però non è che oscilli proprio così, è difficile descriverlo, dovrei mettermi lì a scriverlo perché questa è una cosa particolare, ma chiunque l'abbia visto di persona se lo ricorda che cammina in maniera questa un po'... camminata strana, possiamo dire camminata strana? Sì, è una camminata non... è una camminata molto tranquilla, molto solida, ecco, ti dà questa impressione, ma anche come se non fosse impossibilitato. Sì, come se fosse impossibilitato comunque a correre, ecco, ti dà questa impressione. Come se avesse quindi a un ginglimo, a un'articolazione, una qualche disfunzione particolare. Un'impressione che sia così. Poi non di artrosi? Non saprei... Esatto, io ho visto in vecchiaia, certo è che si vede un attimo nel processo anche nel video sulla sua deposizione. Me lo ricordo, te lo chiedevo per quello, anche questo incedere un po'... Esatto, che sembra strascicare quasi i piedi anche. Sì, te lo chiedevo perché ci sono un paio di avvistamenti di un personaggio così, con lo stomaco prominente, con questa sorta di, chiamiamola claudicanza, anche se forse il termine è improprio, anche qui ci vorrebbe scrivo, no? E così ci fa subito un'amnesi. Ritornerei un attimo al caso del 68 perché io appunto mi sono preparato sapendo bene che ci sarebbe stata questa obiezione, che è giustissima. Ma la questione è lui che li pista? Allora, la questione non è che qualcuno si sia avvicinato a Joe, la questione è che che Zodiac in quanto tale era molto preoccupato che ci potesse essere qualsiasi tipo di indagine in territorio straniero. Perché? Perché lui nel 74 sparisce esattamente nel gennaio 74 dagli identikit si sa che è un uomo ancora giovane, quindi dove cavolo è andato? O è stato arrestato o è andato da qualche altra parte. È chiaro che l'Interpol avrebbe potuto risalire a lui molto facilmente se fosse stata fatta una ricerca appropriata, che non poteva essere fatta per limiti chiari, non c'era internet, non c'erano le risorse che abbiamo oggi e soprattutto era stata fatta, c'era un inizio da parte della Monica che però si ferma a 70, non avrebbe compreso Zodiac perché l'ultimo suo delitto ufficiale si chiude nel 69, anche se lui continua a spedire lettere, l'ultima la spedisce nel gennaio del 74. Ecco, lui era molto preoccupato sicuramente di questo ed era preoccupato soprattutto se si fosse trasferito a Firenze qualche mese prima del primo delitto del mostro, cioè nel 74 di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore. E certo che a un certo punto quando gli omicidi sarebbero stati tanti nella sua ottica da maniaco, ci sarebbe stato qualche problema. Ecco, lui credo che sia sicuramente è stato questo il fatto che si sia imbattuto per qualche motivo nel caso del 68, negli anni 70, cioè quando il processo Mele ormai veniva chiuso, c'è l'appello, poi c'è il secondo appello, la Cassazione, che però probabilmente ha sentito la notizia al bar oppure magari da un collega carabiniere, un finanziere, qualcuno che ha magari citato questa vicenda e lui se l'è andata a controllare all'inizio degli anni 70 e sicuramente un serial killer sarebbe con le capacità che aveva questo serial killer avrebbe potuto tranquillamente pensare di attribuirsi quel crimine e evidentemente lo ha fatto. Questo emerge però da una cosa, non da una deduzione o da una speculazione, ma dalle prove. Io ho portato qua delle immagini dei bossoli rinvenuti. Si sa che allora la pistola non è che la pistola è la stessa che ha sparato nel 68. Se vogliamo parlare della realtà così com'è, dobbiamo dire che nell'82, nel faldone del caso Mele, al di fuori dell'ufficio corpi di reato dove avrebbero dovuto trovarsi, anzi dovevano essere state distrutte, si trovano le prove, cioè 5 bossoli e 5 proiettili che sarebbero gli stessi di Signa, sarebbero, dico perché non c'è alcuna certificazione che siano gli stessi, mi dispiace, non si può dire, vabbè è impossibile che qualcuno ce li abbia messi, bisogna dire
è stata rispettata la legge, sono state rispettate le procedure, cioè abbiamo la certificazione che questi bossoli che sono stati trovati in un faldone, in una cancelleria, sì, nel faldone è giusto, ma al di fuori completamente delle regole, siano effettivamente quelli osservati nel 68? C'è solo un modo per scoprirlo, andarsi a vedere la perizia del 68. Purtroppo la perizia del 68 non ha le macrofoto, cioè le macrofoto che sui bossoli, altrimenti sarebbe stato facile, prendevi le foto che c'erano nella perizia, guardavi i reperti che erano stati trovati nel faldone, li confrontavi, nel confronto avresti notato subito se erano gli stessi, cosa che purtroppo non avviene perché non ci sono queste macrofoto, però c'è una descrizione, ora c'è una descrizione che non collima affatto con i reperti. I reperti, adesso vi faccio vedere, questo è il bossolo rinvenuto nel caso Mele, si può notare... Allora, io faccio un, allora, il bossolo, praticamente la cartuccia è fatta grossolanamente da due parti, che è il bossolo, che di solito è in ottone, della parte che viene, come dire, è scarrellata dalla pistola semiautomatica dopo l'azione di sparo, e la palla che invece, o proiettile, che è proprio invece, come dire, è l'oggetto che viene poi proiettato nello spazio per colpire la vittima. Tu adesso stai parlando giustamente dei bossoli, cioè della parte che esce dalla pistola al momento dello sparo, tranne il revolver. Allora, vabbè. Giustamente fatto questa precisazione, per identificare con certezza un'arma si vanno a cercare chiaramente i segni lasciati, delle tracce lasciate dall'arma sui reperti, cioè sul bossolo o sul proiettile. Ci sono varie caratteristiche che vengono analizzate. Il fatto che un proiettile o che una cartuccia sia della stessa marca di un'altra non è ovviamente un indice che la pistola che ha sparato quella cartuccia sia la stessa, chiaramente. Così come non basta dire ci sono il proiettile a sei rigature destrosse per dire, perché un sacco di proiettili, un sacco di pistole hanno hanno sei rigature destrosse. Non basta nemmeno dire, il segno del percussore, cioè quello che impatta sul bossolo e fa partire l'esplosione. Che il percussore, lo diciamo in maniera facile, e quando noi diciamo tiriamo il grilletto è quella parte meccanica che va a percuotere il fondello del bossolo e attiva poi l'azione di sparo. Esattamente. I nostri amici da casa seguono un po', perché tu adesso qui sei entrato in aspetti veramente ipertecnici, Devo entrare per forza in aspetti ipertecnici, perché su questo si può fare anche una perizia, si sarebbe dovuta fare da un pezzo probabilmente, ma non è stata fatta ancora. Problema... Il percussore come lo trovi tu? È buono? È compatibile? Allora, il percussore, no, il problema non è questo se è compatibile o se, il problema sono le descrizioni. Adesso faccio capire subito che cosa intendo. Come si vede, qui c'è il segno del percussore, è questo, è una sbarretta rettangolare, viene descritta così, un po' ovoidale. Questi sotto, questo è il segno dell'espulsore, che nella berretta del mostro, nella pistola del mostro, la pistola del mostro lascia questo segno particolare che è duplice. È una caratteristica della... Diciamo che balbetta, così gli amici da casa capiscono. Balbetta, è una pistola che diciamo fa questa cosa. E c'è anche qui, come si può notare, queste sono segnalazioni fatte dai periti, non le ho fatte io queste freccette, chiaramente, queste sono immagini che ho sottratto impunemente, ma erano nell'ultimo libro di Cochi, io le ho prese, me ne sono appropriato, ma solo per fini di bene. E come si vede anche questo, che è il bossolo del 74, assolutamente identico, no? Vediamo, cioè identico. La pistola è sicuramente la fare una perizia balistica dal computer è difficile. Noi ci fidiamo di quello che ci dici tu. Sì, naturalmente io sto indicando questi due segni perché il duplice segno dell'espulsore è la caratteristica dell'arma del mostro. Questa è una delle caratteristiche principali, viene detto anche in deposizione dei periti. E questa è la caratteristica. Ma
Infatti, se noi andiamo a leggere, e noi abbiamo visto che il bossolo rinvenuto, nel Faldone, assolutamente ha questa caratteristica, esattamente come ce l'ha quello del 74, giusto? Ma andiamo a leggerci la perizia. Adesso io qua i virgolettati, dice che la pistola, le due perizie del 74 e del 68 sono fatte dallo stesso perito, che è il colonnello, poi generale Innocenzo Giuntini. La prima la pistola è una calibro 22 con 6 rigature destrorse e il segno del percussore a stanghetta rettangolare. La marca delle cartucce Winchester H con l'H sul fondello di tipo ramato in entrambi i casi. Viene detto, è stato detto che il rigonfiamento è caratteristica unica, non è così. C'è un rigonfiamento a ore 6 dei bossoli del mostro, in cui è stata soprattutto dove è stata utilizzata questo ramata. Tipo di cartuccia tipo ramato, perché è dovuto alle cartucce ad alta velocità, esattamente. Il segno del percussore viene descritto così nel 74: il segno di percussione anulare su tali bossoli è a sbarretta rettangolare delle dimensioni di millimetri 1,6 x 0,75, che è caratteristico delle armi Beretta. Quindi questo percussore si vede che è assolutamente identico in tutti e due i casi, proiettili bossolo rinvenuto del Faldone Mele 74, è caratteristico delle armi Beretta. Cosa succede però? Scusami, i periti fanno queste osservazioni sul microscopio comparatore. Sicuramente sul microscopio comparatore. Me le stiamo facendo noi, che tu me le mostri al monitor, perché... Sì, esatto, queste però sono foto che non è che ho fatto io, le ha fatte i periti, quindi fidiamoci dei periti. Ecco, dicono, questi due bossoli sono identici. Era per sono dire identici. Che noi adesso... con i mezzi che abbiamo le possiamo osservare così. In realtà i periti hanno fatto un'osservazione molto più approfondita, perché addirittura vanno a vedere esattamente. Sicuramente i bossoli rinvenuti nel Faldone Mele sono del mostro, non ci piove, perché un sacco di periti l'hanno confermato. E questo non metto in discussione questo, metto in discussione il fatto che quei bossoli fossero sulla scena del crimine del 68. L'avevo intuito. Infatti, e per gli ascoltatori lo dico, infatti quando andiamo a leggerci la perizia del 68 a pagina 21 si legge un'altra cosa sul segno di percussione. Infatti si legge: abbiamo voluto condurre delle prove di poligono al fine di cercare possibilmente di individuare dagli elementi esistenti di quale arma si trattasse. Sono state effettuate prove di tiro con 35 armi diverse, tutte del tipo long rifle calibro 22, ma in nessuna siamo riusciti a trovare un percussore che desse un segno di percussione della stessa forma di quella impressa sul bossolo in sequestro. Noi sappiamo, questa è una roba assurda, perché noi sappiamo che a Matassino Giuntini aveva detto che probabilmente questa è una Beretta. Okay. C'è scritto nel rapporto Matassino, che è antecedente rispetto a questa perizia. Nella perizia però Giuntini non fa cenno alla Beretta e dice: noi abbiamo fatto le prove al poligono con 35 armi diverse, sicuramente c'è una Beretta, sicuramente c'è una Beretta della serie 70, perché era una delle più comuni, più diffuse, e lui dice: non abbiamo trovato un segno di percussione della stessa forma di quella impressa sui bossoli in sequestro. Quindi i bossoli che lui analizza, trovati a Signa, sulla perizia, non possono in alcun modo essere gli stessi. Il segno di percussione non è quasi certamente lo stesso di quello dei bossoli del mostro, e né tantomeno può essere quindi quello del bossolo rinvenuto nel Faldone, perché è assolutamente identico invece, come vediamo, il segno di percussione. Quindi c'è qualcosa che non va nel confronto con la perizia, di grave, perché lui dice, fai 35 armi diverse, ma non solo, lui dice che l'ha fatto e non ha trovato un segno di percussione della stessa forma, ma dice persino che lui, per far capire che non sta dicendo cavolate, lui allega i 35 reperti utilizzati in questo confronto. Quindi forse ci sono ancora, sarebbe interessante vedere. Nel 74, giusto? Questo è il 68, nel 68 lui dice esattamente questo, nel 68 lui dice che mentre il 74 lui dice il segno
è di percussione anulare su tali bossoli a sbarretta rettangolare e dice caratteristico dell'armi Beretta, e infatti si nota questo bossolo su, sia sul bossolo del 74, ma si nota questo segno di percussione, che è questo qua, anche sul bossolo rinvenuto nel faldone neve, ma sui veri bossoli del 68, veri perché sono sicuramente quelli che lui sta analizzando in quel momento, questa è la perizia del 68, lui non vede quel segno. Quel segno lì non c'è, perché lui dice che questo segno di percussione non è della stessa forma di quelli, cioè che non ha trovato nelle comparazioni con 35 armi diverse un segno di percussione della stessa forma di quella impressa sui bossoli in sequestro. Tra quelle 35 armi diverse c'era sicuramente una Beretta. E se non ho capito, perché se non ho capito me lo devi rispiegare. No, va bene. Cioè nel 68 vengono fatte 35 prove di sparo, sì, con 35 pistole diverse, e sì, Zuntini dice all'epoca, guardate che di queste 35 pistole, di cui tu giustamente dici, ma sicuramente c'è una Beretta, perché la serie 70 è uscita nel 58, era una pistola economica molto perché diffusa, e vuoi che non mettiamo in prova anche una Beretta? E lui dice, anche questo c'è nel rapporto Mattassino, è anomalo, no? Quindi non ha a che fare, noi non riusciamo a trovare un percussore simile a questo nelle 35 prove di sparo che abbiamo fatto. Esattamente. Oh, ok. Quindi questo... tu dici, questo qui aveva cambiato, vediamo se ho capito quello, ragazzi, che scusate. Dici, questo qui, prima, ragazzi, di iniziare la serie, nel 74, si è già creato la via di fuga, quindi ha già sostituito i bossoli dal faldone di mele, così è proprio tranquillo che nel momento in cui dovesse essere messo in difficoltà si può giocare il jolly, e ricorrere magari a uno stratagemma similare a quello del cittadino amico per dire, guardate che, andate a vedere chi ha fatto il delitto del 68, che la serie è sempre quella. In questo modo egli si sarebbe scagionato, e questo è il ragionamento diabolico che ha preparato il nostro mostro. Sicuramente questo è il movente è che lui non c'è nel 68, che lui vede in questo delitto un perfetto alibi. Scusa. Eccoci. No, volevamo. Allora, abbiamo delle domande da studio di Etrusco Viola, e poi una domanda dal nostro ascoltatore che ci fa una domanda. Vai, volevi dire la tua? No, la mia è che sono d'accordo con il signor Amicone, che anch'io. C'è un video appunto in cui noi come esprimiamo, no, io e Massimone, diciamo, esprimiamo più di un dubbio sul delitto del 68, proprio adducendo dei motivi simili, no? Poi l'altra osservazione, ecco, io che così mi sentirei di dire, riguardo al processo, perché Bevilacqua, se non erro, compare nel processo Pacciani, no? Come testimone. Giusto? Sì. Allora, questa sarebbe l'apoteosi del sistema giudiziario italiano, no? Cioè, il vero colpevole fa da testimone contro quello che praticamente non c'entra nulla, o perlomeno non è lui il maniaco, no? Quindi cioè, sarebbe, ma dopo aver condannato dopo aver già condannato uno che era un oligofrenico, cioè Stefano Mele, no? Poi Bevilacqua, se fosse lui il mostro sarebbe proprio, cioè, il massimo del massimo, e poi si va a condannare, poi si tira fuori un'altra storia, un altro oligofrenico che fa, come dire, da accusatore, no? Da, come li chiamano? Chiamata incorretà? Come la chiamano? Fa da chiamatore incorretà di un alcolizzato, insomma, vabbè, insomma, è così, insomma. Non so se l'avete vista quelle. Ho ascoltato un video di un parente del Vanni. Vanni. No? Che Vanni alle 4 del pomeriggio doveva già andare a letto perché non ne poteva più, cioè era completamente cotto, fuso dall'alcol proprio, no? Affuso dall'acqua, costretto... alle 4 del pomeriggio si perdeva la serata, come poi avrebbe fatto andare in giro per boschi, insomma,
il buio più completo è un mistero. Facciamo, riportiamo una domanda appunto di un nostro ascoltatore. Potrebbe esserci qualche legame tra i Sardi e JB? Magari qualcuno del gruppo dei Sardi o vicini a loro potrebbe essersi fatto prestare la pistola per il delitto del 68. Quindi i Sardi, il 68, JB, cosa ne pensate, se c'è un collegamento? Sì, rispondo io. Allora, poi rispondo anche a Trusco Viola e faccio un commento. Concludo quello che stavo dicendo prima perché è importante e mi riallaccio immediatamente. Io, anzi, facciamo così, affronto prima la questione dei Sardi. Secondo me i Sardi non, sicuramente sono qualcuno di loro è colpevole del primo delitto. Il mio parere è che Stefano Nomele fosse presente sulla quando c'è stato l'omicidio, anche se il figlio ha smentito anche recentemente. Non sto accusando chiaramente il figlio di mentire, anzi, io penso che però in qualche modo sia anche sbagliato cercare di trasformare un bambino così piccolo in un testimone. Ci sono delle tutele che vengono, cioè il bambino avrebbe potuto, come dire, avrebbe per esempio potuto appellarsi a una legge che impedisce ai parenti di accusare i propri parenti, per esempio, che impedisce alle persone, ai figli, ai mogli, di testimoniare contro i propri parenti stretti. Penso che quindi Stefano Nomele fosse presente alla scena per vari motivi, per come risponde i carabinieri. Io penso che il rapporto Matassino non sia totalmente sbagliato, penso che ci siano delle cose che mi sembrano genuine, come la risposta che lui descrive non genuina di Mele, mi sembra abbastanza indicativa, anche perché poi lui si addossa al crimine, quindi sicuramente o era lì, comunque un suo conoscente era implicato sicuramente, forse non ha sparato lui, penso che non abbia sparato lui ma qualcun altro, però era lì sulla scena e, e quindi sicuramente uno di quei Sardi sapeva benissimo anche che la pistola non era quella del mostro, perché chi aveva la pistola l'aveva fatta sparire in quel momento. E non penso che l'abbia data al mostro di Firenze, anche perché se noi pensiamo che il giovane testimone sopravvissuto, il piccolo Natalino, è comunque rimasto incolume per anni e anni, nessuno è andato lì a farlo sparire, insomma è strano che un maniaco come il mostro lasci qualche sopravvissuto, così tanto per rischiare la galera o scarceri, insomma è chiaro, le indicazioni lasciano pensare, i fatti lasciano pensare che nessuno dei Sardi sapesse chi fosse il mostro di Firenze, però qualcuno di uno di loro era sicuramente perplesso sul fatto che avessero collegato l'arma a quella del mostro e sapeva che non era la stessa arma, quindi forse sapeva, forse sospettava che ci fosse qualche intrallazzo con la polizia ed era giustamente abbastanza preoccupato. E mi riallaccio, ritorno a quello che dicevo prima, perché è importante, secondo me, che prima ho parlato del percussore, in realtà il fatto più importante è proprio di questi due segni, che sono i segni dell'espulsore, perché mi riallaccio? Perché c'è, i fatti dicono che questi bossoli non sono gli stessi, e se noi leggiamo il segno dell'espulsore descritto da Zuntini nel 74 è questo: i cinque bossoli repertati hanno chiaramente impresso il segno dell'espulsore, che è quello delle due freccette lì rosse, si vede anche sui bossoli tra virgolette di Signa, quelli rinvenuti nel faldone, il che dice fa segnare le carte alla categoria delle armi automatiche. A pagina 11, ripete, nella perizia del 74, si notano poi, come già detto, i due segni dell'espulsore, e poi ripete: è visibile sul fondello dei bossoli il duplice segno dell'espulsore, rilevabile a ore 7 e a ore 9. Quindi lui dice: chiaramente impresso, è visibile, si nota, è rilevabile a ore 7 e 9. Okay? E questo si vede in tutte e due, non solo nei bossoli del 74, ma si vede anche nel bossolo rinvenuto nel faldone Mele. Ora, ma andiamo a vedere che cosa scrive nel 68, pagina 8.
Ecco cosa scrive. Rileviamo ancora che su tutti i bossoli in sequestro, che erano 5, sono quasi irrilevabili i segni dell'estrattore, che deve apparire in genere dietro il righellino in corrispondenza delle ore 15, e dell'espulsore, che di norma si rileva sull'orlo del fondello in corrispondenza delle ore 20 circa. Non c'entra assolutamente niente con questa non sta descrivendo questo bossolo. Zuntini, sta descrivendo un'altra cosa, sta descrivendo un bossolo su cui non si vedono questi segni. Come fa a essere lo stesso? Non può essere lo stesso. Questa è un'osservazione del perito. Io ho sentito un tecnico che mi ha detto, mi ha risposto così semplicemente, quella non è una deduzione, quello è un perito che si mette lì con la lente di ingrandimento, bastava una lente di ingrandimento nel caso del bossolo del mostro, ma anche un microscopio, ovviamente avrà usato un microscopio, che dice, oh ragazzi, qui non si vede niente su tutti i 5 bossoli. 14 anni dopo trovo nel faldone mele il bossolo del mostro con il duplice segno dell'espulsore, mentre quello lì non si vedeva e forse era ore 8. Cioè, capite che qua c'è qualcosa di grave che non va, perché sì, certo, io non ci abbiamo inteso, le foto, ma ho inteso quello che dici, eh. Devo anche allora, però dire che la sentenza Micheli dirime questo punto. Così, giusto perché altrimenti sembra, no, che parla del proiettile. La sentenza Michele parla solo del proiettile, che sempre paratissimo parla, esatto, parla dei 5 proiettili e dice proprio i segni dell'impatto. Però non volevo contraddirti, volevo solamente esporre anche l'altra parte di chi invece pensa che la pistola sia sempre la stessa, eccetera eccetera. Sì, partiamo, penso che il problema dei proiettili non è tanto, perché Giuttari giustamente sospettoso del fatto di questo collegamento, ma come tutti alla fine, perché c'è qualcosa che non torna a nessuno, nel senso che anche chi lo collega, c'è qualcosa che stride. È strano, con questo collegamento. Di strano, non... È strano, perché, ma soprattutto forse anche i dettagli, e soprattutto che sopravviva il natalino. Quindi perché non è lui nel 68? No, sicuramente non è lui, sicuramente la pistola. Non è neanche la stessa pistola. La pistola non è la stessa, okay. Ragazzi. Allora, posso farti una domanda transatlantica? Sì. Visto che siamo nel 68. Posso aggiungere un'altra cosa, perché mi è stato obiettato da Segnini che invece sono i proiettili che... È solo un particolare. Come non farsi obiettare da Segnini, grandissimo studioso del caso. Sì. Ecco, lui è molto orgoglioso, ma io tengo a precisare che anche sul proiettile, sui proiettili c'è qualcosa che non funziona. I proiettili sono descritti genericamente, ok? L'unica difficoltà che avrebbe avuto il mostro sarebbe stato quello di recuperarli più o meno interi, perché un proiettile del calibro 22 si disintegra se fai vai al tiro a segno. È un ramato. Comunque sia, doveva avere dei proiettili che erano più o meno integri, per le descrizioni che fa Zuntini. Però c'è un proiettile, però era una descrizione generica, sarebbe stato facile. Ho chiesto all'esperto, appunto, mi ha detto che avendo a disposizione uno o due anni magari è facile produrre questi reperti, non è che serva proprio una scienza, non bisogna essere la NASA, bisogna avere sicuramente le conoscenze e le competenze per attuare un depistaggio di questo tipo, bisogna sicuramente sapere trovare un appoggio per arrivare per accedere al faldone, bisogna sicuramente saper maneggiare la pistola e sapere qualcosa di balistica. Detto questo, anche un proiettile, che è l'unico proiettile che presenta una caratteristica che si può identificare facilmente, è sbagliata nel proiettile, non corrisponde, il proiettile rinvenuto nel faldone mele non corrisponde al, tra virgolette, stesso proiettile descritto da Zuntini. Questo proiettile sarebbe il proiettile E della perizia, che si legge a pagina 10, e dice la perizia, presenta infatti una sbavatura di metallo rivolta a destra, cioè nel senso della rigatura. Alzala un po' la foto per cortesia, così... Questa si vede benissimo che non è una sbavatura questa, è una scanalatura, la sbavatura è un rigagnolo di...
con un rigagnolo di metallo, non è questo, questa è una frammentazione da impatto. Sì, non sembra neanche da impatto perché è un po' strano il punto di impatto, però era amato, però. Francesco? Quindi abbiamo questo è diciamo secondario, un perito se ha in mano il proiettile può andare lì a guardare, a controllare. Io ormai abbiamo una chiamata in linea, ragazzi. Abbiamo una chiamata in linea. No, ma la cosa grave che è semplicissima è questa, che lui dice che questa scanalatura, diciamo, facciamo finta che abbia sbagliato la parola, va in senso della rigatura, ma invece, come si vede benissimo qua, la rigatura è questa segnalata in verde di fianco, che è una rigatura destrossa, e questo è il senso della scanalatura. Francesco? Francesco? È quasi particolare, capito? Non Francesco? È nello stesso senso. Anche i Emanuele, ragazzi, estate, no? Ragazzi. No, sono lapsus, queste sono osservazioni che non corrispondono. Abbiamo poi, una gravità, chiamata. Continuo, cioè la gravità è il fatto che queste fossero fuori dal reparto prove, sì, quindi non si può tralasciare lapsus. È vero, Emanuele, allora abbiamo una chiamata. Allora io passo a sentarmi un attimo che recupero delle scorte di emergenza. Va bene. Allora, 30 secondi. Non è pronto? Per me. Pronto? Pronto? Sì? Eccoli. Ciao Daniele, ciao Pasquale De Santis. Ciao Pasquale. Ciao a tutti. Dici. Oh, vedo Francesco Amicone, tra parentesi, lo vedo ferratissimo, molto, molto preparato, complimenti. Anche riguardo al lato tecnico che non me l'aspettavo, Sì. Dici. Ma poi stai fumando troppe sigarette, tu facci piano, Dici Pasquale, argomenti che mi impegnano questi, Pasquale. Infatti. Ascolta, non è come parlare di mollette e tinta di capelli. Comunque. Senti, allora io saluto tutti, compreso Eric Der Vogler, uno dei tanti tirapiedi di Paolo Cochi, peraltro tuo ex amico. Volevo fare una domanda a Enrico Primo. Eh? A chi è? Enrico Primo, è risorto. Sì, è uno dei tanti tirapiedi, un ex tuo amico, peraltro. Francesco, volevo fare Enrico Primo, io è dell'Ottocento, non ero ancora nato. Ascolta, volevo fare un paio di domande a Francesco e poi vi saluto. Vai. Sì. Francesco, semplici, le nozioni tecniche sono importantissime, però vorremmo andare pure più nel dettaglio, e tu mi devi spiegare perché la Casta Bellotta e Siena 22 possano essere delle probabili vittime di JB. Inoltre, una domanda proprio semplicissima, perché ammazza e i mezzi di locomozione di questa persona? Tutto qua? Sì. Va bene? Grazie Pasquale. Facciamo le domande brevi. Ciao ragazzi. Ciao Pasquale. Ciao Pasquale, grande. Vai. Ciao. Allora, sulle prime due domande non posso rispondere per motivi anche... sto raccogliendo documentazione già... Oggi ho detto cose magari in più di quelle che avrei dovuto. Sulla Casta Bellotta penso che sia ci sono vari delitti che vengono, che probabilmente sono stati commessi dal mostro a Firenze, quasi sicuramente, ma di cui non sono certo, e che sono stati nel tempo analizzati da persone molto più ferrate di me, che conoscono il dettaglio. Franz Vinci, per esempio, io ho letto tutte queste storie prima sul blog di Franz Vinci, e devo dire mi hanno molto interessato. Chiaramente ci sono state molte persone che sono interessate a questi casi di cronaca nera a Firenze in quegli anni, sono casi che sono avvenuti tutti negli anni 80, quando il mostro colpiva. Questi casi riguardano delle mondane, prostitute,
delle ragazze, tra cui la Caltabellotta. Sì, ecco, riguarda sia alcune mondane che poi anche delle ragazze normali come la Caltabellotta. Questo, no? Sì, no, non per dire che le mondane non siano ragazze normali, sono signore che facevano un mestiere che è abbastanza... moderne. Ecco, ma... la Caltabellotta no, questo volevo dire, ci siamo. Sì, poi la vita umana è sempre, cioè non è che se io uccido un brigante, senza dire che la Caltabellotta, non voglio fare ovviamente paragoni, ma da un punto di vista delle persone, tu puoi anche uccidere uno stronzo completo, ma stai commettendo un omicidio e la sua vita vale esattamente come quella. Non volevo, scusami amicone, che passasse. Io sono capito benissimo, capito benissimo quello che hai detto, hai detto giustamente, hai fatto notare che c'è una differenza, chiaramente, è vero, della Caltabellotta ci sono alcune analogie, magari, non analogie, ma... lascia pensare così che possa essere un suo delitto, di cui ho la certezza per una cosa che non posso rivelare, però di per sé abbiamo, è uno di ragazzi, quei delitti compresi tra quelli sospetti. Francesco? Francesco? E l'altro invece, Francesco, l'altro Alessandro Avanni, è per un'altra cosa che non posso rivelare in questo momento, però a breve forse qualcosa qualcuno potrà intuire. Sì, io Alessandro Avanni è la tassista famosa, Emanuele, 22, che viene trovata uccisa nei pressi del cimitero di provincia di Siena. Emanuele, c'è da dire, Emanuele, scusate, c'è una chiamata in linea. Castellina in Chianti. Sentiamo un po'. Pronto? Pronto, buonasera. Volevo fare una domanda al signor Amicone. Vai. Ciao, pronto? Come ti chiami? Sono Franco. Ciao Franco, di allora, come chiami? Ciao Franco. Volevo chiedere a Amicone. Allora, come chiami, in base... chiamo da lontano, diciamo. L'ho detto prima, da Sondrio. Ascolta, Ok, grazie, scusami. Io annoto, faccio delle rilevazioni statistiche. In base alla teoria del signor Amicone, allora noi penso che dovremmo escludere in assoluto tutte le telefonate che sono state fatte, perché sicuramente avrebbero capito che questo qua non era italiano, giusto o sbaglio? Allora tutte le telefonate che sono state fatte sono tutte... Io non avrei questa certezza. Insomma, non è detto che avevano l'accento toscano, allora il mostro non ha mai telefonato in assoluto, perché non poteva camuffare la voce. Io posso rispondere, io poi lascio rispondere Amicone. Consideri però questo, no? Noi abbiamo visto in questa trasmissione quante voci è riuscito a creare quel noto birbaccione, addirittura accenti stranieri. Quindi io non lo escluderei completamente, però lascio poi la parola all'esperto. Perché secondo me, io l'ho sentito molte volte la registrazione della sua deposizione, e lui mi sembra un po' difficile che possa, diciamo, proprio camuffare la voce, però per l'amor del cielo, sono agenti, questa è la domanda, questi, grazie. Non sono persone normali. Come? Mi riallaccio anche un altro, faccio anche un altro discorso oltre a questo, oltre alla risposta che do. La realtà è che Joe non parla propriamente così normalmente, almeno io l'ho conosciuto, l'accento americano alla deposizione è fortemente, scusatemi l'allitterazione, accentuato, nel senso che non parla così, tant'è che a volte io ho sentito Joe parlare ha fatto alcune frasi quasi in napoletano, cioè non si capiva se fosse napoletano, perché i parenti suoi erano italiani comunque, del sud, centro-sud, e a casa parlava in italiano quasi sicuramente, lui parlava inglese naturalmente, ma i suoi
penso che parlassero più italiano, e infatti lui ha quell'accento, non ha un accento che ha preso, non ha un accento italiano che ha preso in Toscana, lui non parla in toscano in effetti, però volendo può simulare sicuramente una breve frasi. Penso che non l'abbia fatte, magari ne ha fatta qualcuna, ma se l'ha fatta, l'ha fatta studiata, in modo da sapere di non essere registrato, quindi non l'ha fatta la polizia, magari l'ha fatta, perché lo stesso problema era anche della scrittura. La scrittura è un po' diversa perché sarebbe rimasta la prova. Quella no, però scusi Amicone, quella che hanno telefonato alla moglie del Guardone lì, che gli hanno fatto più di una telefonata dicendogli di stare tranquillo. Possibile che la moglie non si sia accorta che non era propriamente un toscano? La moglie, se non sbaglio, ha detto che... Del Guardone, Spalletti. Quello che hanno messo in prigione. Spalletti. Spalletti. L'ha chiamato mostro, Spalletti. Possibile che la moglie non si è accorta che non era propriamente toscano quella persona? Ma guardi, che a me non risulta che il mostro abbia mai chiamato la moglie di Spalletti. Ma almeno dicono che l'abbiano chiamata, qualcuno l'ha chiamata a dirgli di stare tranquilla. Qualcuno, però dire che l'ha chiamata il mostro... È quello che dico, in assoluto dovremmo escludere tutte le telefonate, però per l'amor del cielo, se sapeva camuffare mi sta bene così. Grazie. E sa, questi sono personaggi che sanno Questi potrebbero essere personaggi in grado di alterare la voce, il timbro, il tono ed eventualmente fingere anche accenti, fa parte del mestiere. Vabbè, di agenti sotto copertura. Prendiamola così, va bene. È un'ipotesi, signor Franco, la mia. Io avevo dei dubbi su questo, perché in base a questo io l'ho sentito che... certo, lei ha ragione, forse per questo telefona. Telefona perché fa sentire l'accento toscano e si autoscagiona. Sto seguendo questo ragionamento, no, Amicone? Sì, sì. Ma questo è intelligente, sì. Faccio un se po' da... se fosse riuscito, non so, può essere che l'abbia fatto. No, cioè, cerco sempre di, come dire, di... Allora, c'è da dire che lui era da 71 in Italia in realtà, quindi era in Italia da 71, poi nel 74 esce dall'esercito, torna in America. Ma mi piace che faceva il foriere. Dico, nell'esercito questa persona faceva il foriere o aveva dei... Ragazzi, abbiamo altre telefonate dietro, possiamo salutarti? Va bene, volevo saluto, grazie. Grazie Franco, ciao, grazie. Grazie a te. Ciao. È andato via anche il segnale della radio, porco. Anche dico, parenti sono... Faceva il foriere o era un operativo? Cioè, qui si entra magari nel dettaglio. Non se ne può parlare, ho capito. Era un operativo. Non so se abbiamo tempo, più che altro. Sicuramente sarà nella polizia criminale. Ho già capito dalla tua faccia. No, sicuramente è polizia criminale, sicuramente ha avuto assegnazione sotto copertura. Sicuramente è difficile anche documentarle, ma si riesce. Certo. queste informazioni non le posso dare, ecco. Certo, è giusto, era solamente per dare l'idea, no, che magari noi ci aspettiamo uno che ha fatto il militare a Cuneo, come diceva Totò, qui è un altro livello. Direi di sì, anche perché si vede subito. Ma quello che stiamo capendo, poi non è che adesso il signor Gio... Faccio vedere una semplice... basta leggersi, questi sono... foglio di medaglia? Ha preso qualche medaglia, ecco, tutte queste sono le sue medaglie. Ah, tutte tra queste? Tutte queste, Silver Medal, tra l'altro. Capito, è roba della topografia questa, immagino. Roba, insomma, che non è che tutti prendono, e c'è soprattutto la Silver Medal, che questa qua fa, ci sono le motivazioni per cui la prende. Il cuore di porpora comunque, no? Anche il cuore di porpora, cioè è stato... Il cuore di porpora? Sì, ne ha due almeno. Due? Due, sì, almeno due. Io ne ho contati due perché a casa sua sono tre. E non avevi paura? No, anche per... cioè, no, all'inizio sì, ho avuto paura, ma vedendolo più spaventato di me, poi ho cambiato atteggiamento, ero incuriosito dal fatto che lui fosse così spaventato da me. Non mi aspettavo
questa reazione così palese. Io pensavo che fosse in grado di un po' di dissimulare, invece non la, forse non, penso che non abbia scelto di non farlo. Ti sei mai sentito in pericolo? Si è mai sentito in pericolo? Allora, io? Sì, tu. Io mi permetto di chiedertelo perché non conosco le tue esperienze, però insomma... La prima volta io ero molto preoccupato e avevo pianificato tutto tenendo conto della peggiore delle ipotesi, cioè uno è facile dire adesso facciamo, ma sia una cavolata, non è lui, ma mettiamo che sia il 30% lui. Non è chiamare le vecchiette, lì è un po'. E vabbè, avevo pianificato il primo incontro nel dettaglio, in modo che prima di tutto non vedesse la mia macchina, la mia auto e la targa. E ho nascosto le chiavi, non le avevo in tasca. Ho nascosto anche tutti i miei documenti, non mi sono presentato in casa sua con i miei documenti, perché sapevo che la prima cosa che avrebbe fatto, perché l'ho visto che ha fatto, evidentemente l'ha fatto anche con altre vittime, sembra, è che lui controllava i documenti. Io penso che questo serva più che altro a capire... A tranquillizzarlo. Sì, ma anche forse c'è... Forse anche un qualcosa che ha imparato nel mestiere, che noi non sappiamo, ecco. Forse c'è qualcosa. Sì, e poi soprattutto non volevo che lui magari metti una botta in testa, non lo so, io non sapevo neanche, non avevo neanche controllato all'anagrafe se aveva una famiglia, se era sposato, niente. Io mi sono presentato a casa sua senza avere fatto alcune verifiche. Inardito. Esatto. Però intanto mi sono presentato lì e lui era molto spaventato e quasi non voleva farmi entrare in casa. Si è affacciato sul balcone, mi ha chiesto tre volte perché ero lì e avevamo discusso il telefono perché dovevo presentarmi lì teoricamente per il Vietnam. In realtà io avevo inviato, il motivo della sua preoccupazione era il fatto che io avevo inviato un'email mettendo informazioni che teoricamente solo lui avrebbe dovuto sapere, informazioni che io non avevo, ho fatto un bleffone dovuto al fatto che facendo un conto preciso sulla cronologia e su quello che aveva detto al processo, io ho dedotto che lui fosse stato in Vietnam appena prima dell'affare Zodiac, che fosse nella polizia criminale in California, quindi come quando fa Zodiac, e quindi avevo chiesto un incontro dicendo vorrei scrivere di una persona che è stata in Vietnam nel 68, che faceva parte della polizia militare e che investigava in California in quegli anni. E tra l'altro nel mio nome avevo inserito una cavolata, un nomignolo che avrebbe, a mio parere, avrebbe destato i sospetti di una persona che aveva firmato quelle lettere. Ulisse. Quindi lui vedendo... Ulisse veramente? No, non Ulisse, non ho scritto Ulisse, ho scritto un'altra cosa, ma lui vedendo l'email, il testo dell'email, e leggendo chi l'aveva mandata, avrebbe potuto si sarebbe spaventato. Io volevo ho capito. Devo dire, per capire se era lui, chiaramente. Se mi fossi presentato, questo non dava segni di nulla, non avrei sprecato tanto tempo. 450 chilometri, certo. Comunque... Hai già fatto, questo magari no... Volevo chiederti se avevi già fatto altre attività del genere in passato, ma è fuori luogo, scusami. No, assolutamente. Io non sono mai stato un... sono un giornalista da tanti anni, ma non ho fatto inchieste di questo tipo. Ho fatto contro inchieste, nel senso che proprio ho fatto esattamente quello che fa un garantista, cioè ho esaminato semmai alcuni casi per smontare l'accusa, ma sempre senza andare a smontare l'accusa, per difendere l'accusato più che smontare l'accusa. Carmelo Abate.
non propriamente in questi termini, magari un po' più superficialmente. Io mi sono occupato, per esempio, adesso del caso della Bassa Modenese, sui pedofili della Bassa Modenese, prima che uscisse il famoso libro di Repubblica, che mi cita alcuni un articolo che ho scritto, esempio, ma in senso garantista ho scritto, certo. Però andare a casa chiaramente di un non sono una volta, ok, una volta. Penso quante che volte ci sei andato? Sono andato parecchie volte. Io ho scritto, forse non ero sbagliato, forse ho esagerato un po' il numero, ho scritto 12, poi ho ricontrollato, dovrebbero essere 7-8, dipende, stando metà giornata, che chiaramente, cioè io sono stato lì metà giornata, il mattino, il pomeriggio. E che bevevate? Che bevevamo? Sì. Io non bevevo niente, assolutamente, ho bevuto in tutto un bicchiere d'acqua, perché mi è stato dato dalla moglie e non l'ho rifiutato, e hanno tirato un sospiro di sollievo quando l'ho bevuto, perché non accettavo niente, e basta. Non ho bevuto, che beveva? Forse un caffè ho bevuto anche. Il caffè è pericoloso. E non beveva, ha bevuto acqua, acqua con limone. Un'aranciata, una Sprite, una Fanta, una Coca Zero, niente. Acqua, l'unica volta che non, in cui non abbiamo bevuto acqua. Eravate, ho capito, in un contesto. Eravamo la birra. Eravamo. Avete mai mangiato insieme? No, lui mi ha invitato spesso, non ho voluto. Soprattutto perché dopo quella, soprattutto perché non avrei proprio avuto fame. La volta in cui me l'ha chiesto è stata quando siamo tornati dal cimitero di Fazzano, e lui aveva un po' bevuto, quindi io gli avevo chiesto anche il 66 se lui era a Riverside, mi aveva detto di sì, gliel'ho chiesto altre tre volte, lui mi ha detto di sì, la terza volta mi ha fatto anche l'occhiolino, eravamo fermi. Eravamo fermi davanti a casa sua e subito dopo mi ha invitato su a mangiare. Insomma, ho detto magari no, me ne vado. Non è mica Hannibal comunque, perché, no? Insomma, è un po'. Ma e quindi ho dei problemi con gli audio, con l'audio, scusatemi. Forse è la batteria del Bluetooth, niente, può essere. Dovrò mettere a posto. Può essere la batteria del Bluetooth? Ragazzi, allora vi consiglio Vi consiglio di alzare il volume vostro di cuffie, perché così quando vi chiamiamo assolutamente nulla, mi sa che si è scaricato. Eccoci. Sì, Francesco, credo che tu mi senti almeno? Noi ti sentiamo, ci sentiamo. Proprio. Volevo dire una cosa, ragazzi. Cosa fate? Mi chiami? Come facciamo? Come non posso collegarmi con le cuffie perché ho un problema al computer e l'attacco non funziona. Okay. Allora, non ho l'audio, quindi non vi sento. Comunque siamo giunti in conclusione. Io dovrò leggere il labiale, non riesco. Non mi senti, Siamo in chiusura. Siamo in chiusura, quindi io direi a questo punto di salutare tutti. Prima volevo dire però una cosa, se mi permettete. Noi siamo prevalentemente una radio libera, ok? Diamo spazio a tutti e diamo voce a tutti, a patto che chi ci ascolta e chi ci scrive possa dire qualcosa di sensato senza nessun tipo di offesa o senza nessun tipo di maltrattamento o maleducazione. Questo per noi è importantissimo. Qualcuno ci ha accusati di censurare i messaggi e le chiamate. Ebbene, noi, anzi, Daniele è il titolare della radio, è il titolare della radio e lui decide chi e cosa far passare. Questo è il nostro dominio, diciamo così, chiamiamolo così, la nostra stanza, e decidiamo di farci entrare chi vuole. Se qualcuno, diciamo, insiste a voler essere maleducato, non lo facciamo più entrare. Questo mi dispiace, ma ad un certo punto bisogna porre dei limiti, diciamo così, no? O sbaglio, Daniele? No, assolutamente. Riccardo, guarda che il microfono funziona malissimo, Noi sentiamo bene, quindi probabilmente abbiamo dei problemi di connessione. Bene. Abbiamo dei problemi di connessione, probabilmente, di internet. Perché qui si sente bene. Ho sentito a tratti quello che dicevi, però ho inteso il senso. Ma sai, queste notti d'estate fa caldo, no? C'è gente che forse non ha di meglio da fare, la televisione è rotta. Quello è certo. Quello è sicuro.
Adesso noi abbiamo un grosso problema perché Amicone ha scaricato l'auricolare Bluetooth che ha recentemente acquistato al Trono di Bangkok. Ecco. Quindi non riusciamo più a metterci in contatto audio con lui, perché lui al limite può parlare, noi lo possiamo sentire, ma lui non sente noi. Quindi Patron Bronzi, che si fa? Niente, intanto eravamo in chiusura, pertanto... Ah, si va a dormire. Pensate a salutarlo da parte nostra, si va in sera. Abbiamo un sacco di domande di Valerio Scrivo. Come? No, perché Valerio Scrivo, intanto, da Giacarta, mi aveva mandato un po' di domande da fare. E però è difficile a questo punto, no, a meno che ci mettiamo a fare... Ma un paio di cuffie normali no, Quelle come? Un paio di cuffie normali, di quelle a filo, no, Ma questi giornalisti d'assalto sono così, loro devono avere sempre gli ultimi requisiti tecnologici. Ecco, ho capito. Aspetta, perché c'è Riccardo che è andato a rispondere a una chiamata. Francesco, che a me non ci sente Francesco. Molto, anche se è un po' più breve delle altre, perché devo dire che... senti, ha questo aspetto gentile, molto educato, poi sotto sotto in realtà ha tantissime competenze, ha un carattere molto forte e ha avuto molto coraggio a fare quello che ha fatto, al di là poi che uno possa essere d'accordo o meno con le sue conclusioni. Come diceva giustamente Riccardo, la radio del Bronzi è una radio libera, super partes, che applica la par condicio e dà voce a tutti, quindi non è che parlano solamente i sardisti, i paccianisti o quelli che pensano che il mostro non è mai esistito, giusto Bronzi? Chiunque può parlare qua, però ovviamente nei limiti ora abbiamo ricevuto dei messaggi da due soggetti molto noti. Come Emanuele? Ragazzi, allora abbiamo una chiamata da una persona inglese che però parla solo in inglese. Il nostro Io ospite non mi sento più. Può rispondere in inglese? No, perché non no, ci sente. No, non ci sente più. Ok. Emanuele, ci senti? Sì, un attimo che sto regolando l'audio di Amicone, sto cercando di escluderlo, perché forse... Prova a parlarmi adesso, Daniele. Ci senti? Fantastico, era l'audio perché avevamo già fatto delle prove nei giorni scorsi con Amicone, ci eravamo accorti che il microfono residente del suo sistema era difettoso. Allora, adesso siccome si è scaricato quello buono, è entrato quello difettoso, allora disturba l'audio. Ho capito. Emanuele, allora Emanuele, possiamo passarti una telefonata? Una telefonata c'è? Tu parli inglese? Te parli inglese, Emanuele? Un po', vai. What's your name? Sentiamo. Siamo due che possiamo tradurre. Hello everybody. Hello. It's your time. I'm going to speak with you and I'm going to translate whatever you say. What's your name? My name is Emanuele. No, I'm talking about the person from England. Sto parlando con la persona di Inghilterra. Non si sa da dove chiama. Si vede che non capisco niente stasera. Okay, excuse me, is the caller online? Yeah, I'm on a phone, yeah. Hello, can you speak a little bit louder, because we don't hear you very good. Well, I'm actually shouting, so I don't know, that's as loud as I can speak. Go closer to your phone, because I don't hear you very good. I am very close to my phone, I'm having just my phone in my ear. Okay, my name is Vera, hello. So what's your question? My question is to the guy that interviewed Mr. Joey. Well, I've been interested in the two remote phones for the last 5 years, and I just read the interview on some, I can't remember, it was an American, probably it was a British website. So I was actually wondering... Wait a moment, please. Wait a moment. I have to use the headphones. Yeah. One moment. Excuse me very much. Oh, right, okay. Okay, now I hear you very good. Okay, please repeat. All right, so, well, the question, like, simple question is, this person, he said he did interview this Joey, and I was actually wondering, did he pass on all the information, all the recordings, all the evidence they might have to the investigating authorities? So I believe this case is still open in Italy. I believe it's still a cold case, but someone is investigating on the case. So I was wondering whether or not this person passed on all the information to
to the prosecutor or to the police. I don't know who's investigating this case at the moment. So that was my simple question. So do we keep all this information, do we keep all these calls for itself, or do we pass them on to the police? Excuse me. The single question, repeat one more time because there was a noise. Do you want me to repeat the question again? Just the single question, please. Yes, because just the last few words, because there was a There was a noise. The question is: did the interviewer pass on all the information to the authorities, to the police? Does he have some evidence? Does he have some recordings? Because they might be very useful eventually to resolve the case. Mm-hmm. So I'm wondering: did the interviewer reached out to the police? Mm-hmm. Ok, I'm gonna translate. Yeah, that's my question. Allora la domanda è se il has collected very interesting evidence about this case, and he has already contacted both Carabiniers and Procura of Repubblica. So I do believe that he is acting very well and doing all the things a citizen should do in a case like this. So, from my understanding, so this person, the interviewer, contacted the police. So he already did. He already did it. All right. So that was my question. Okay. So yeah. The police are aware of this Joey case, is it? Yes. They're already aware of it, and maybe they're investigating on it. Exactly. Yeah. We can assume. Right. I mean, I cannot talk for Amicone because he's gone right now. But yeah, exactly. I assume that's why. The Italian Carabiniers and Procura Repubblica has taken some actions to investigate the case. Who's taking some action? Sorry. Who is taking some action? Yes. Well, I cannot know. I cannot foresee if they are going to take some actions, but for sure, Carabinieri in Reparto Operativo Speciale, so has taken in serious consideration the thing. So, right. I don't know more than that, this. That was just my question. Then I believe and that. I believe that in the last 2 years, Amicone has. Collected some more evidence about the case, and he wills to make some add-ons. Some more, sorry? He wants to integrate his previous issue with new evidence collected in the past 2 years, if I got it right from Amicone, but that's my interpretation. In other words, he's insisting, he's going ahead, he doesn't stop. He didn't stop and he will not stop. All right, so there's investigations in process. I was wondering if he was investigating by himself, or maybe, the prosecutor, or just the Carabinieri, or the police, they're actually aware of this investigation ongoing. I do believe that they are aware, because Amicone has been already heard by Carabinieri's and Procura of Repubblica. I think Amicone have also a team with himself, so he's working with other people to this case, not only with Carabinieri and police in Italy. He has lots of people that work for him and that do researches and so on. So Emanuele was telling you that he believed that the police is just going ahead, you know, by themselves also in the same time. I can imagine this. I mean, I cannot know each and every detail, but I'm confident that they are moving in the right direction, whatever it is. Okay, perfect. All right, thanks for taking time to answer my question. Thank you. Yeah, no, my pleasure. Sorry, but the connection was very, very bad, and so we couldn't hear you. But thanks for calling. All right, apologies for that. All right, cheers. Thank you. Thank you. Take care. Good night. Wait a moment. Write yourself on YouTube so you can see us also. Andato. Oh, bene. Abbiamo scoperto. Ora, a questo punto, traducete tutto perché
Io l'inglese ne so quanto. Traduciamolo per i nostri ascoltatori italiani, diciamo così, perché ovviamente quelli internazionali già ci hanno sentito, lo già fai, hanno capito. Lo fai tu, lo fai Emanuele. Lo facciamo fare Emanuele, che abbiamo scoperto. È molto bravo. Abbiamo scoperto un insegnante d'inglese. Diceva, chiamando dall'Inghilterra con un bellissimo accento british, se Amicone, dopo aver fatto queste prime dichiarazioni 2 anni fa, ha dato seguito con una formale, diciamo, informativa, lui parlava di si è informato le forze dell'ordine. La risposta è sì, perché Amicone 2 anni fa ha fatto denuncia ai carabinieri di Lecco, questo me lo ricordo, e credo di poter dire, però non vorrei adesso arrogarmi il diritto di parlare al suo posto, che sia stato anche ascoltato dalla procura. Poi credo che non si sia fermato e che invece abbia intenzione e abbia in questi 2 anni, grazie alla collaborazione di alcuni, lui li chiama amici, però credo che siano un po' di più di amici, approfondito questa indagine. Ci sono sicuramente degli aspetti che collimano e che confortano questa sua teoria. Certo, se così fosse, vorrebbe dire non solo che il nostro amicone ha trovato Zodiac, ma ha trovato il mostro di Firenze, e che addirittura Zodiac e il mostro di Firenze sono la stessa persona. Tutto è possibile. Rimaniamo sempre nell'ambito, diciamo, della teoria, ancora, perché ovviamente noi, se, secondo Amicone, a lui Amicone dice questo, ovviamente poi ci dovranno fare delle investigazioni più approfondite, e sia i carabinieri che la polizia, che la Repubblica la Procura della Repubblica dovrà approfondire questi. Poi ovviamente qualcosa verrà fuori sui giornali o sui vari sistemi informativi della polizia, verrà fuori. Vediamo, magari abbiamo imbroccato la strada giusta, chi lo sa. Questo mai dire mai. Mai dire mai. Magari diamo merito comunque a Francesco di aver fatto una ricerca interessante, sì. Posso aggiungere che gli ascoltatori su YouTube, sulla chat, molti di loro hanno detto di invitare Francesco un'altra volta. Certo. Che gli è piaciuto moltissimo, e questo è un complimento a voi. Io ora non faccio nomi, un nome dopo l'altro, erano diverse persone che dicevano: arrestate Francesco per farlo tenere in rete e continuare con il programma. E dobbiamo comprargli un auricolare Bluetooth con una batteria di lunga durata. Facciamo una raccolta tra i nostri ascoltatori per un nuovo auricolare per Francesco Amicone. No, beh, è una buttata. Ma basta il classico filo. Sì, basta sì, quello. Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, io direi, se voi siete d'accordo, si va in chiusura. Emanuele, grazie per questa meravigliosa puntata. So, tra l'altro, che... C'è di nuovo Francesco. Per i saluti, ottimo. Ci sei, Francesco? Ci senti? No, Francesco non ci sente perché non ha l'audio sul suo computer e l'auricolare Bluetooth è caput. Ok, perfetto. Okay. Quindi, allora, direi di... Emanuele, questa sera è la tua, diciamo, ultima puntata prima delle vacanze, poi ovviamente eventualmente tornerai dopo le vacanze, sarai ovviamente presente. No, vabbè, ora nelle settimane prossime, intanto voglio dire, ci sono Skype, tanti altri ospiti, ci si può collegare tranquillamente anche con Emanuele, con Francesco, quando si vuole, ovviamente insomma, vediamo chi organizza e come, se Valerio cosa organizza. So che ci sono già delle puntate pronte molto interessanti. Ok, perfetto. In questo momento. Quindi ringraziamo anche Amicone, che non ci sente, ma magari possiamo scrivergli, per la sua presenza, per la pazienza, per aver risposto ovviamente a tutte le domande in maniera molto chiara e molto diretta. Credo che questo è quello che volevano i nostri ascoltatori, e che comunque noi cerchiamo sempre di dare il meglio, no? Delle informazioni in maniera più chiara e più diretta possibile. A te, Emanuele. E a me, io posso solamente ringraziarvi per la bellissima opportunità che mi avete dato. L'abbiamo già detto, io non ho mai fatto radio e mi avete aperto le porte di casa vostra, mi avete messo le chiavi in mano, mi avete dato fiducia e spero di non avervi deluso. Assolutamente no, assolutamente figuriamoci. No. Assolutamente. Allora io direi quindi di salutare tutti, certo. Salutiamo anche, ovviamente noi lo facciamo in radio, poi Emanuele lo farà anche eventualmente in privato con Amicone, diamo la buonanotte ai nostri ascoltatori, ovviamente canale YouTube, questo video rimarrà attivo, rimarrà presente a questa futura puntata, memoria, questa puntata. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e per continuare a seguirci le prossime puntate. Grazie Emanuele.
Grazie a voi. Buonanotte. Grazie a voi e buonanotte a tutti gli ascoltatori della Notte del Mistero. Grazie. Buonanotte. Ciao, ciao Valerio, ciao Pasquale. Ciao, ecco. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao. Ciao ragazzi.